Ok. Ecco, allora buongiorno a tutti. Credo che non sia necessario fare grandi premesse a questo incontro. Noi già da qualche anno facciamo degli incontri di presentazione di tutti coloro che vengono in dipartimento con chiamata diretta. Per iniziativa di Heikel e di alcuni colleghi che si occupano in particolare del dipartimento, si è pensato di fare dei seminari, delle lezioni, degli interventi di presentazione della ricerca anche dei colleghi che sono reclutati, diciamo, tramite concorso o dei colleghi che hanno avanzamenti di carriera. Non si tratta poi necessariamente di limitare a loro questo tipo di interventi. L'idea è quella di avere incontri che non siano solo di tipo burocratico o diciamo anche decisionale, ma anche dei momenti in cui ci scambiamo un po' di idee e presentiamo le nostre ricerche. In questo primo incontro sono stati invitati Gigi Campi, Anna Caterina Dal Masso e Barbara Grespi. Barbara, siccome rientra nella categoria di coloro che sono arrivati con una procedura particolare, si era presentata al Dipartimento prima della chiamata, ma adesso avremo occasione di, diciamo, approfondire meglio i temi delle sue ricerche. Ognuno di loro ha scelto un titolo, quindi io penso si possa cominciare con il primo intervento, che è quello di Gigi Campi, che ha scelto come tema una vulgata storiografica alla prova dei testi, il caso del necessitarismo di John Wycliffe. Quindi, prego, Gigi. Luca, grazie a tutti e a chi appunto ha posto questa iniziativa che mi ha trovato subito d'accordo ed entusiasta. Spero di essere riuscito a interpretare lo spirito che l'anima e ora lasciatemi condividere lo schermo che è l'operazione più delicata. Se dovessi avere problemi di connessione, vi prego di avvisarmi così cambio rete. A parte il fatto che sembri su un veliero, ti sentiamo bene. Veliero? Beh, tu sei al mare, quindi. Vedere. Anche a me chiede dove è la finestra condivisa, ma voi dovreste in questo momento vedere la. Si sentono molti rumori di fondo, dei frusci, non so se sei tu o se sono altri. Ah, sì, forse ci sono dei microfoni aperti. Dunque, la mia attività di ricerca si connota per il fatto di associare indagini storico-dottrinali attente ai contesti di emergenza anche istituzionali delle teorie studiate, ai testi non disponibili se non in copie manoscritte. Si ricorre spesso, nel caso del Medioevo, all'immagine dell'iceberg, forse non appropriata fino in fondo per descrivere la proporzione di testi disponibili in edizione critica e testi tuttora conservati esclusivamente nelle biblioteche che ospitano codici, quello che è senz'altro vero è che per una parte considerevole di autori influenti senza dubbio sulla cultura europea e che hanno goduto di una certa fortuna anche in ambito ecclesiastico sono disponibili gli opera omnia. E che questo non vale per una larga parte invece degli intellettuali medievali, soprattutto quelli che, ricorrendo, diciamo, a una geografia messa in discussione di recente, appartengono a contesti culturali, universitari e di studi, insomma, delle periferie, non dei centri, cioè eminentemente Parigi e Oxford. I miei interessi sono rivolti soprattutto, ma non esclusivamente ad argomenti di metafisica e di teologia basso medievali, in particolare a temi quali le idee divine, gli attributi di Dio come la potenza o la volontà, la scienza, la libertà dell'arbitrio, la contingenza o la necessità dell'ordine della realtà e degli eventi futuri, nonché alle ricadute di tali problemi in ambito teologico, con una certa attenzione per le dottrine del merito, della grazia o della predestinazione. Una parte considerevole dei miei sforzi è stata assorbita dallo studio di una delle figure più influenti nel panorama filosofico e teologico del tardo Medioevo, cioè John Wycliffe, al quale ho dedicato una serie di contributi e di cui ho curato l'edizione critica del Trattato De Scientia Dei, che è apparsa nel 2017 in una collana dell'Oxford University Press.
Negli ultimi anni mi sto occupando, anche nelle vesti di co-PI di un progetto triennale basato a Praga, di dibattiti filosofici in Boemia tra XIV e XV secolo, per appunto citare una periferia vivacissima, la prima università, quella di Praga, fondata a nord delle Alpi e ad est del Reno nel 1348, e sono impegnato con altri colleghi in due edizioni critiche di commenti aristotelici, uno agli Analitici Secondi di Robert Kilworthy e uno anonimo alla fisica. Oggi vorrei affrontare con voi un luogo comune, anche storiografico, che ha assegnato a John Wycliffe la fama di necessitarista estremo, ma che, come cercherò di mostrarvi, una profondità indagine confortata da evidenze testuali tratte anche da fonti edite solo di recenti o tuttora inedite, suggerisce di mettere in discussione, almeno in buona parte. Nel 1710 Leibniz affida ai suoi saggi di Teodicea la sua più matura riflessione sui temi della bontà di Dio, della libertà dell'uomo e dell'origine del male, con il duplice proposito, teorico ed ecumenico, di emendare alcune formulazioni da errori esegetici o concettuali e di porre rimedio alle numerose divisioni dottrinali del tempo destinate altrimenti a continuare ad agire come forze disgreganti all'interno della Chiesa. Nel contesto di un'opera così concepita compare un riferimento tranchant a Wycliffe. In fin dei conti, scrive Leibniz, qualunque tipo di dipendenza si concepisca nelle azioni volontarie, quando anche ci fosse una necessità assoluta e matematica, il che non è, non ne seguirebbe che verrebbe meno quel tanto di libertà necessaria per rendere giuste e ragionevole le ricompense e le pene. E più avanti, sono assai lontano dalle opinioni di Bradward in Wycliffe, Hobbes e Spinoza, i quali, a quanto pare, insegnano questa necessità del tutto matematica che credo di aver sufficientemente refutato e forse anche con maggior chiarezza di quanto si sia soliti fare. Il brano riguarda alcuni temi irrinunciabili, stando all'intento dell'opera, e non stupisce che Leibniz si adoperi per contrastare in modo deciso le tesi attribuite agli autori citati. Neppure sorprende il riferimento ad autori medievali quali Bradward e Wycliffe, il cui necessitarismo era da tempo divenuto proverbiale. Certo, invita a qualche considerazione constatare che il nome di Wycliffe ricorra altre tre volte in quest'opera, immancabilmente quale oggetto polemico e sempre in compagnia di un altro illustre autore medievale, cioè Pietro Abelardo. Leibniz, da un lato, compiange entrambi per l'eccessivo zelo con cui hanno voluto spingersi troppo oltre nella spiegazione dei misteri, ma soprattutto rimprovera Wycliffe per aver condiviso con Abelardo l'idea pericolosa, contraria, osserva Leibniz, alla dottrina dei santi e alla ragione, come poi ebbe a riconoscere, viene precisato lo stesso Abelardo, secondo cui Dio non può fare altro che ciò che fa. Al proposito, chiosa Leibniz, sembra che la presunta necessità di Wycliffe, condannata dal Concilio di Costanza, non derivi che da questo stesso malinteso. L'errore dei due, Abelardo e Wycliffe, discenderebbe dalla posizione da loro assunta nei confronti della distinzione tra possibile e attuale quali oggetti della potenza e delle volontà divine. I due maestri avrebbero negato o frainteso tale distinzione, cadendo in tal modo senza alcun bisogno in espressioni sconvenienti ed urtanti, e tuttavia essa, tale distinzione, appare irrinunciabile dal momento che Dio sceglie tra i possibili e per questo sceglie liberamente e non è per nulla necessitato. Non ci sarebbe né libertà né scelta se vi fosse un unico partito possibile. Ora, mentre di Abelardo e di Bradward erano disponibili all'epoca di Leibniz le prime edizioni di testi, risalenti... Sì, scusa, ti interrompo, mi spiace tantissimo, però io e a quanto pare anche Giuseppe vediamo solo il titolo della tua presentazione, non so se stai leggendo... Ok, allora aspettate. No, è che non era previsto che vedessimo altro, però stiamo vedendo solo il titolo. Ok, ringrazio. In effetti okay. Stavo facendo scorrere delle slide con il testo, allora proviamo a fare condivisione del... Scusami tanto. No, anzi, ti ringrazio perché altrimenti alla prova dei testi recita il titolo, ma se non si vedono i testi... Allora, vediamo se questo invece funziona. Allora, vedete ora la stessa slide di prima, ma in Acrobat, è corretto? Sì, però prima avevamo visto il nostro slide. Ok, perfetto. Adesso okay. Si vede l'altro. Perfetto, allora non faccio la condivisione a tutto schermo, forse questo permette di far scorrere. Ecco, eravamo arrivati qui. Se vi fosse un unico partito possibile, ultima riga.
Ora, mentre di Abelardo e Bradbury, come vi dicevo, erano disponibili all'epoca le prime edizioni di testi risalenti alla seconda decada del Seicento, di Wycliffe era stato stampato un solo scritto, il Tardo Trialogus, pubblicato già nel 1525. È verosimile, tuttavia, che Leibniz, come buona parte dei polemisti e dei teologi moderni, si fosse formato però un'idea delle sue posizioni basandosi su fonti indirette e soprattutto le precedenti condanne conciliari. Perché dal 1397 al 1415 gli scritti di Wycliffe erano stati oggetto di una serie di provvedimenti di censura o di condanna postumi. Wycliffe era morto infatti solo nel 1384, provvedimenti presi da prima ad Oxford, dove Wycliffe aveva lungamente insegnato, e poi sul continente, sino alla condanna definitiva emanata nel 1415 durante il che colpì come erronei o eretici 45 articoli estratti dalla sua opera e riguardanti soprattutto problemi di natura ecclesiologica o sacramentale. A Costanza, per la prima volta, la condanna di eresia fu estesa alla persona di Wycliffe, la cui memoria fu dannata. Tra gli articoli condannati come eretici ne compare uno tratto dal Trialogus, al quale Leibniz fa riferimento e che recita: «Tutte le cose avvengono di necessità assoluta». È a partire da questo elemento testuale che si è diffusa la vulgata del rigido necessitarismo di Wycliffe, che ha goduto di una certa fortuna nella polemistica cattolica, mentre è passato significativamente sotto silenzio nella ricezione del suo pensiero in ambito riformato, ricezione caratterizzata invece da toni agiografici, se non addirittura martirologici, e dalla costruzione del mito di Wycliffe come precursore di Lutero. Qui vedete l'immagine tratta da un messale boemo di fine Cinquecento, che ritrae come una sorta di albero di Jesse la genealogia di Lutero, che appunto risale a Hus come, diciamo, immediato precursore, e a Wycliffe che, come dire, sta preparando la stoppa a cui Hus con una scintilla darà fuoco e che alimenterà la fiaccola brandita da Lutero. Finalmente, come dire, Wycliffe è il mito della stella del mattino che preannuncia l'alba radiosa della riforma protestante. Ora, la leggenda nera del necessitarismo di Wycliffe è stata accolta però anche dalla pressoché totalità della storiografia, che l'ha considerato come inevitabile esito di alcuni principi della sua metafisica. La prima voce fuori dal coro a questo riguardo è stata quella di Anthony Kenny, seguito poi soltanto da pochi specialisti di Wycliffe, ma nella storiografia, diciamo, generalista, questa idea è ancora molto affermata. Come spesso accade nel caso di figure così influenti, controverse, oggetto di condanne ecclesiastiche all'origine di tradizioni partigiane, occorre muoversi con cautela, e con riferimento a larga parte della produzione di Wycliffe, questa vulgata non mi sembra regga la prova di un'avvertita analisi dei testi. Ora, per motivi di tempo e di opportunità, privilegerò la trattazione offerta da Wycliffe in merito alla necessità e alla contingenza considerate dalla parte di Dio, tralasciando così tutta una serie di importanti questioni relativi ai limiti e alle possibilità dell'uomo di contribuire attraverso l'esercizio del libero arbitrio, per esempio, al proprio processo di giustificazione. Una pietra d'angolo dell'ontologia realista di Wycliffe è la tesi secondo cui le idee divine sono i costituenti metafisici dell'essenza di Dio e perciò sono assolutamente necessarie. Sviluppando una metafisica di tipo esemplarista, infatti, Wycliffe sostiene che l'essere è predicato degli individui secondo i diversi gradi nei quali essi partecipano dell'essenza divina, e che tutti gli enti finiti sono essenzialmente identici a Dio e differiscono l'un l'altro e da Dio soltanto formalmente. Tutte le creature sono perciò coinvolte in una relazione di identità analogica, poiché sono sotto alcuni rispetti identiche a Dio e tra di loro e sotto altri differenti. Secondo una tassonomia ontologica che Wycliffe presenta di consueto, un ente finito, che esiste in atto nella realtà, partecipa di almeno tre livelli di essere. Dell'essere intelligibile, cioè quel tipo di essere eterno che le essenze specifiche delle creature posseggono nelle idee divine, che sono essenzialmente identiche a Dio. Dell'essere essenziale, chiamato variamente negli scritti di Wycliffe esse essenzi, esse possibile, esse in causis, il livello di essere, cioè, che le creature hanno nelle loro cause generiche specifiche. E infine dell'esistenza contingente,
esse existere, proprie di un ente individuale finito che esiste ad extra, cioè di fuori della mente di Dio, a tempo dentro. Uno dei miei maestri, Alessandro Conti, che più di ogni altro ha negli ultimi decenni contribuito allo studio della logica e della metafisica di Wycliffe, ha offerto l'interpretazione più raffinata, basata però su alcuni testi soltanto, della vulgata storiografica del necessitarismo di Wycliffe, sostenendo che le radici di tale posizione affondino nella sua dottrina delle idee, che mancherebbe di una coppia di distinzioni concettuali. Quella tra l'essere ideale delle creature e l'essenza divina, che abbiamo già menzionato, e quella tra le idee come rationes, cioè principi della pensabilità divina delle creature, e idee come exemplaria, cioè modelli per la produzione delle creature ad extra. A detta di Conti, questi assunti hanno portato Wycliffe a sostenere un rigido necessitarismo filosofico e teologico, associato a un'immagine di Dio più vicina a quella del principio metafisico impersonale proprio della tradizione neoplatonica, piuttosto che al Dio personale e onnipotente della tradizione cristiana. Conti scrive appunto: le idee sono i principi costitutivi della natura divina, essenzialmente identica ad essa, pertanto le idee divine diventano necessarie tanto quanto la natura divina stessa, e dall'altro lato le idee sono il primo di tre livelli dell'essere proprio delle creature, e considerato il legame necessario che intercorre tra l'essenza divina e l'essere eterno nella mente di Dio, che ogni creatura appunto ha in Dio, e il primo livello di essere delle creature e i restanti due, per Dio pensare le creature è già crearle. Ma Dio non può fare a meno di pensare le creature dal momento che pensa a se stesso, questo è un assunto diciamo accolto da tutti i pensatori medievali. Dio pensa non può che pensare se stesso e quindi pensare i propri principi costitutivi e così pensa le idee delle creature. Pertanto, per Dio, Dio non può che creare. Come conseguenza, tutto ciò che è necessario ed è un necessario oggetto dell'abolizione divina e le tre sfere del possibile, di ciò che è esistente e del necessario coincidono completamente. Ora, il proposito che anima il mio intervento di oggi richiede che siano passate al vaglio quindi le due mancate distinzioni su cui Wycliffe e Conti richiama l'attenzione, perché è il loro effetto combinato a rendere plausibile la conclusione che Wycliffe sia un necessitarista radicale. Ma prendendo in esame l'intera sua produzione, benché sia manifesto che egli abbia sempre concepito le idee divine e l'essenza di Dio come essenzialmente identiche, sembra meno pacifico che egli non abbia mai inteso introdurre una distinzione funzionale tra le idee come razione e le idee come esemplari. A ben vedere, in quasi tutti gli scritti composti da Wycliffe almeno fino alla metà degli anni 70 del 300, Wycliffe dà prova dello strenuo sforzo di evitare di concludere che una volta posto Dio tutto abbia luogo di necessità assoluta. Un primo passo da compiere al riguardo, con qualche profitto, è quello di considerare la concezione che Wycliffe ebbe dei possibili non esistenti, o possibili logici, come li chiamava, ai quali allude in diversi passi significativi, come il seguente, nel quale afferma esservi un maggior numero di idee nella mente di Dio che essenze create ad extra. Le idee nella mente di Dio sono altrettante o in numero maggiore di quante non siano le essenze create nella realtà esteriore. Nel dire così, Wycliffe non si sta riferendo alle idee di enti o stati di cose passati e futuri che non esistono più o non esistono ancora, ma a quelle possibilità che non hanno avuto, non hanno e non avranno mai luogo e che esistono solo nella mente divina. Questo scritto polemico rivolto a un suo contestatore, Wycliffe scrive: «Dio ha conoscenza intuitiva solo di ciò che esiste. Ci sono molte cose invece che non esistono, come le cose possibili, intendendo soltanto possibili, e tutte le cose passate e future, tuttavia, esistono a tempo debito. E secondo la regola di Tommaso, Dio conosce intuitivamente queste cose, quelle che avvengono, e non, allo stesso modo, non intuisce le cose soltanto possibili. Quindi sta introducendo una distinzione fra i modi di conoscere di Dio, come vedremo. Il riferimento a Tommaso è alla distinzione fra la scienza di semplice intelligenza e la scienza di visione, per chi conosce il seguito di Tommaso e la sua influenza in questo senso. Ecco, sin da questi primi passi inizia a emergere che le idee di questi enti o stati di cose possibili ma esclusi dall'esistenza siano da ritenersi esclusivamente come principi del pensiero di Dio, non come modelli effettivamente adoperati per la creazione. Altrove Wycliffe chiarisce ancora che vi sono molte cose che sono dotate di esse intelligibile,
ma che non hanno né possono avere esistenza temporale. E questa volta ricorre alla celebre distinzione fra potenza assoluta e potenza ordinata di Dio. Dio può molte cose di potenza assoluta che non sono nella sua potenza ordinata, cioè tutte le cose che possono esistere ma non esistono. E poiché dunque vi sono molte cose che non possono esistere, sembra che molte abbiano l'essere ma non l'esistenza. In altre parole, la potenza assoluta di Dio non è esaurita da ciò che effettivamente perviene all'esistenza, ma è assai più estesa di quanto non sia la potenza ordinata. Combinando questa affermazione con quella sopra richiamata circa il maggior numero di idee in Dio rispetto alle essenze create a destra, potremmo fissare i seguenti punti. L'esse supremum delle cose che esistono a destra è l'essere intelligibile che esse posseggono nelle idee divine, che sono i costituenti metafisici dell'essenza divina. Tuttavia, vi sono molti enti che sono provvisti di essere intelligibile, ma non di esistenza attuale. Diceva Wycliffe, multa abente, ciò che esiste ad extra è senza dubbio dotato di essere intelligibile, ma non è vero il converso. Ora, la potenza assoluta di Dio ha come oggetto l'essere intelligibile di ogni cosa possibile, mentre la sua potenza ordinata ha come oggetto quegli enti che sono provvisti di un ulteriore livello di essere, cioè l'esse essenze. Solo questi ultimi, infatti, sono prodotti poi a tempo debito nell'esistenza attuale individuale ad extra. Stando così le cose, allora Dio pensa a molte cose che non crea. Queste sono possibili, senz'altro, di potenza assoluta, ma non di potenza ordinata, e non possono pertanto essere create conformemente all'ordine che Dio ha stabilito per questo mondo. In altri termini sono enti provvisti di solo essere intelligibile, ma non anche di essere essenze o possibile, e conseguentemente di nessuno dei successivi livelli ontologici dell'esistenza individuale. Come Wycliffe dichiara nelle prime linee di un suo scritto tuttora inedito, la potenza ordinata di Dio è contingente, dato che Dio ha scelto liberamente dall'eternità di portare all'esistenza attraverso l'opera della creazione uno dei tanti ordini possibili, ma avrebbe potuto scegliere diversamente da quanto fatto. Potenza assoluta è diretta a cose che sono possibili nell'essere intelligibile o possibile in senso assoluto. La potenza ordinata, invece, è diretta a quelle cose che sono possibili secondo l'esistenza in un certo determinato periodo. Tale potenza ordinata è detta contingente, ma non accidentale a Dio, poiché non può acquisire o perdere tale ordine, ma potrebbe non estendersi a molte cose cui è diretta ed estendersi a molte cui non è diretta. Se ci rivolgiamo ora ad alcune annotazioni lasciate da Wycliffe circa la scienza di Dio, troviamo ulteriori evidenze del suo impegno a distinguere tra le idee come principi della conoscenza e idee come modelli per la creazione. Wycliffe descrive la scienza divina in senso lato come la conoscenza che Dio ha delle creature secondo qualsiasi livello ontologico di cui partecipino, e in un senso più stretto come la conoscenza eterna che Dio ha degli individui o degli stati di cose in quanto perverranno all'esistenza attuale ad extra a tempo debito. E a detta di Wycliffe, la scienza divina ha priorità logica sulla sua volontà e pertanto anche sulla potenza produttiva, ma presuppone logicamente il suo pensiero o la sua, diciamo, intellezione. La scienza di Dio si distingue dal suo pensiero per due caratteristiche principali. In primo luogo per estensione, perché ha per oggetto enti o stati di cose che cadono all'interno di un sottoinsieme di quelli dell'oggetto del pensiero divino, che è conoscenza che Dio ha di tutte le cose possibili, il pensiero, indipendentemente dal fatto che queste siano o meno istanziate ad extra in un dato momento. In secondo luogo, la scienza divina è contingente, tanto quanto i suoi oggetti, mentre il pensiero divino è assolutamente necessario, al pari dei suoi oggetti, cioè tutte le possibilità logiche che sussistono eternamente nel loro essere intelligibile, che è, come sappiamo ormai, identico all'essenza di Dio. Quindi la scienza è contingente perché si rivolge a individui o stati di cose contingenti. A questo proposito vale la pena far presente che l'affermazione di Conti, secondo cui pensare alle creature per Dio è la stessa cosa che crearle, non sembra tener conto della distinzione che abbiamo appena tracciato tra pensiero e scienza di Dio. A questo riguardo, Wycliffe sollecita i propri lettori a rifuggire da argomenti fallaci, come si potrebbe fare con la seguente catena di enunciati. E cioè, Dio pensa in modo assolutamente necessario tutto ciò che può pensare.
Dio può pensare, ma Dio può pensare all'esistenza di mio figlio, che non esiste. Nel mio caso poi è vero, perché ho due figlie e un figlio maschio non ce l'ho. Allora Dio pensa in modo assolutamente necessario all'esistenza di mio figlio, che non esiste. Quindi Dio conosce l'esistenza di mio figlio, che non esiste, e mio figlio, che non esiste, esiste. Se Dio la conosce, mio figlio esiste. Questo è un argomento che Wycliffe costruisce nelle scienze reali. Ora, senza dubbio, Dio de facto pensa in modo necessario tutto ciò che può pensare nel suo essere intelligibile, tanto i possibili non esistenti quanto i possibili che non esisteranno mai, che sono pertanto esclusi dal piano della creazione. E quindi l'inferenza di C da A è ritenuta da Wycliffe valida. Ancora è certamente vero che tutto ciò che Dio conosce, di cui cioè ha scienza, non solo pensiero, che conosce nella sua esistenza contingente, perviene a esistenza a tempo debito. Così che anche l'inferenza di E da D è corretta. Ciò che Wycliffe però nega, in maniera risoluta, è che sia lecito dedurre pacificamente D da C, dal momento che è falso che tutto ciò che Dio pensa o può pensare nel suo essere intelligibile è anche conosciuto da lui nella sua esistenza temporale. Tale inferenza sarebbe valida solo nel caso in cui mio figlio, che al momento non esiste, perverrà all'esistenza prima o poi, e pertanto sia eternamente oggetto di scienza da parte di Dio, non soltanto del suo pensiero. Quindi che Dio pensi mio figlio è necessario perché lo conosca come esistente a tempo debito, ma non è sufficiente. E se fosse altrimenti, tutto perverrebbe all'esistenza ad extra in modo assolutamente necessario, che è quello che Wycliffe intende negare. Ora, dando per acquisito quanto sin qui osservato, vale la pena aggiungere che Wycliffe talvolta arricchisce la propria tassonomia dei livelli ontologici partecipati dalle creature con un ulteriore livello, che è stato a lungo del tutto trascurato dalla letteratura di studi e che lui chiama appunto esse intenzionale. La prima comparsa di tale livello ontologico negli scritti di Wycliffe si trova già negli anni 60 ed è descritto come eterno e ad intra, al pari dell'essere intelligibile, però contingente, dal momento che è il livello nel quale Dio produce solo le cose che egli intende portare all'esistenza ad extra tempo dentro. Questo è un Io ho tradotto soltanto una porzione del testo del Dente Predicamentali, che è uno scritto appunto giovanile di Wycliffe, un commento alle categorie di Aristotele, in cui elenca i quattro livelli di essere partecipati dalle creature, e si dice: nel secondo modo una cosa è prodotta da Dio secondo l'essere intenzionale, quando Dio eternamente intende e vuole che quella data cosa non soltanto sia, ma anche esista in atto a tempo di. E ogni produzione siffatta è contingente, ma eterna. Ora, introducendo tale livello di essere, Wycliffe distingue di fatto le idee quali principi della conoscenza o modelli della produzione. E come chiarisce infatti nel De Scientia Dei, in quello che mi sembra una sorta di manifesto della sua difesa della libertà di Dio e della contingenza dell'ordine creato, c'è una distinzione funzionale tra le idee di quelle cose che sono impossibili ex opposizione, cioè sono i possibili che non perverranno mai l'esistenza perché non sono stati inclusi nell'ordine della creazione, che sono dotati soltanto di essere intelligibile, e le idee delle cose che pervengono all'esistenza a tempo debito e che sono pertanto dotate non soltanto dell'essere intelligibile ma anche dell'essere intenzionale, cioè il tipo di essere di cui una cosa partecipa ancora ad intra nella mente di Dio, quale oggetto della libera scelta divina di crearla ad extra. Quindi sono evidenti tre punti, scrive Wycliffe. Primo, molte cose hanno l'essere intelligibile ma non l'esistenza. Questo è uno scritto del 72. Secondo, nell'eternità non vi sono l'essere stato o l'essere in futuro ma soltanto l'essere. Terzo, ogni creatura esistente possiede un essere eterno, non solo secondo l'essere intelligibile, come quelle cose che non esistono, ma secondo l'essere dotandole del quale Dio intende produrle ad extra a tempo debito. In sintesi, Wycliffe sostiene che ci sono più idee in Dio che essenze create ad extra, più cose della sua potenza assoluta che nella sua potenza ordinata, più cose dotate di essere intelligibile che di essere intenzionale, più oggetti del pensiero di Dio che della sua scienza. Insomma, non tutto ciò che è pensato da Dio è perciò stesso posto all'interno del piano della creazione, ma soltanto ciò che è conosciuto da Dio nel suo essere intenzionale ed è pertanto voluto e cade così nel dominio della potenza ordinata. Ora, quanto sin qui ricostruito, e mi avvio a concludere, seguirebbe
suggerirebbe di esonerare Wycliffe dall'accusa di essere un necessitarista estremo e di aver costruito sulla base della propria metafisica intenzionale un'immagine di Dio simile a quella di un principio metafisico dal quale la realtà segue e fluisce in modo meccanico e necessario. Se poi negli ultimi anni della sua carriera Wycliffe si sia attestato su posizioni diverse, come in effetti sembra essere avvenuto, ciò non si deve però al suo sistema di metafisica realista, che aveva iniziato a sviluppare negli anni 60 e aveva portato a maturità piena negli anni 70, quanto piuttosto perché nell'ultima fase della sua attività, ormai in esilio, coinvolto in sempre più aspre controversie accademiche, in sempre più aperta polemica con il mondo universitario nel quale si era formato e manifestando una crescente insofferenza nei confronti del metodo scolastico che aveva a lungo esercitato, Wycliffe ritrattò diverse dottrine precedenti, giungendo a declassare al rango di tecnicismi privi di interesse buona parte di quei dispositivi teorici che aveva invece elaborato nel corso della sua produzione precedente a difesa della contingenza del creato e della libertà delle creature. Così, oltre a ritrattare le nozioni di necessità e supposizione e di libertas contradictionis che oggi non ho potuto illustrare, si dichiarò indisponibile a perdere ulteriore a ragionare su quei possibili solo, a quegli enti possibili solo logicamente esclusi dal piano della creazione e a risolversi a restringere il termine possibile a connotare esclusivamente ciò che prima o poi perviene effettivamente all'esistenza. E così facendo, contrariamente a quanto sostenuto a lungo, come lui stesso riconosce, e aderendo a quello che ironia della sorte sembra presentare come un principio di cautela, Wycliffe finì per applicare nel suo ultimo scritto, il Trialogus, una sorta di principio di pienezza a tutto ciò che Dio può realizzare, tanto da affermare che tutto avverrà di necessità assoluta e che Dio non può produrre o pensare se non ciò che pensa o produce. Cioè precisamente quello che era stato contestato da Abelardo al Concilio di Saint nel 1141 e che venne a Wycliffe imputato nelle condanne postume di cui Leibniz contribuì a mantenere vivido il ricordo. Ti ringrazio. Grazie a tutti per aver condotto nei meandri del pensiero teologico di Wycliffe e dei vari livelli di essere che lui attribuisce alla realtà. Diciamo che, se ho ben capito, è prevista una discussione solo alla fine. Questo chiedo conferma a Gigi, perché immagino che da Stefano Di Bella a Stefano Simonetta parecchi possono essere interessati a quello che tu hai detto. La discussione si fa solo alla fine, Eichel? Io direi di sì, così magari riusciamo a stare nei tempi per tutti e poi magari facciamo una discussione generale, altrimenti magari si svantaggiano le persone che parlano dopo, perché parliamo tutti del fatto che, insomma, sti medievali erano veramente bizzarri e non andiamo alle cose. Diciamo che bizzarri lo erano, ma l'ho fatto apposta. Anche dotati di una qualche mente sottile. Comunque qui passiamo dal Medioevo effettivamente al contemporaneo, e anche con una qualche soddisfazione, perché diciamo non possiamo immaginare che cosa Wycliffe avrebbe pensato delle immagini, diciamo, virtuali o delle immagini cinematografiche, e che tipo di realtà avrebbe attribuito loro. Adesso abbiamo la presentazione di Caterina Dalmasso, per lei è veramente l'occasione di presentarsi al Dipartimento, perché è stata, come sapete, reclutata da non molto tempo, è ricercatrice di cinema, fotografia e televisione, e come tema ha scelto l'arena dell'immagine dal templum alla realtà virtuale. Quindi prego, Caterina. Grazie. Ecco, sì, sono molto contenta di questo momento che ci dà un po' la possibilità di comunicare, di iniziare a conoscerci, e proprio per questo, anziché diciamo concentrarmi su un focus specifico delle mie ricerche in corso, ho pensato di provare a tracciare un po' una traiettoria all'interno del mio percorso di ricerca, soprattutto per mostrare un po' la continuità tra le ricerche che ho svolto fin qui e il progetto che svolgerò all'interno del progetto di ricerca IRC an Icon, diretto da Andrea Pinotti. Allora, è proprio all'interno del Dipartimento di Filosofia dell'Università degli Studi di Milano che mi sono laureata,
E poi l'interesse per la filosofia di Merleau-Ponty e in particolare per la riflessione che Merleau-Ponty ha dedicato al cinema, che mi ha portato a fare un dottorato di ricerca in Francia, a Lione, sotto la direzione scientifica di Mauro Carbone, in cotutela internazionale di tesi con l'Università di Milano, sotto la direzione scientifica di Andrea Pinotti. Il mio lavoro di tesi si concentrava quindi sulla filosofia di Merleau-Ponty e in particolare sulla riflessione che Merleau-Ponty ha dedicato alla dimensione visuale. Ho tentato di ricostruire gli snodi principali del pensiero di Merleau-Ponty e in particolare la nozione di immagine, di medium, la riflessione che Merleau-Ponty ha dedicato alla questione della tecnica e anche alla nozione di schermo, attraverso le fonti e le diverse fasi del suo pensiero, e allo stesso tempo di mostrare l'impatto che questa riflessione ha avuto su campi disciplinari non filosofici, la teoria dell'immagine, la teoria del cinema e la teoria dei media. E contemporaneamente mostrare anche la fecondità di questa riflessione per una comprensione della medialità e dello statuto dell'immagine nella contemporaneità, in particolare in connessione con alcuni fenomeni del mondo contemporaneo e alcune questioni teoriche sollevate dalla rivoluzione digitale e da quella che si definisce la condizione post-mediale, come lo statuto del medium, la nozione di trasparenza o di immersività. L'intento era quello di attualizzare le problematiche dell'estetica, quindi rispetto alle questioni poste dal mondo contemporaneo, e questo a partire da un approccio transdisciplinare che caratterizza un po' il mio percorso di ricerca, che si costruisce all'intersezione tra l'estetica e la teoria del cinema, i film studies e la cultura visuale. In particolare è il dispositivo dello schermo che ha costituito un po' il cuore della mia tesi, che ho sviluppato anche a partire dalle ricerche iniziate con la tesi nell'ambito dei cosiddetti screen studies. Il titolo della tesi era Le corps et l'écran, il corpo e lo schermo, che costituisce in realtà una ripresa, ma anche un détournement della celebre affermazione di Deleuze, Le cerveau, c'est l'écran, il cervello e lo schermo. Con questa frase Deleuze voleva condensare in questa intervista che concesse ai Cahiers du Cinéma e divenuta celebre, intendeva un po' condensare il tentativo di ripensare la coscienza in una dimensione, in una direzione antimetafisica, non come luce che si proietta sul mondo, come coscienza che illumina il mondo con il suo senso, proiettando sul mondo un senso, ma come invece schermo che permette l'apparizione del reale. E ho quindi cercato di rilanciare questa interrogazione, questa intenzione filosofica attraverso una rilettura merleau-pontiana, mettendo al centro non tanto il cervello ma il corpo, assecondando così anche un tentativo di ripensamento, di riabilitazione della centralità del corpo che ha attraversato negli ultimi decenni non solo la filosofia ma anche le scienze cognitive e più in generale le discipline umanistiche, nel tentativo appunto di ripensare il corpo allo stesso tempo come sensibile e simbolico e di mostrare l'unità e l'inscindibilità del binomio mente-corpo. Per Merleau-Ponty non c'è visione senza schermo. Il dispositivo dello schermo si pensa come quella superficie che proprio in virtù della sua opacità permette di vedere. Ed è proprio qui che si innesta la mia proposta di pensare il corpo come schermo, proprio come medium a partire dal quale si realizza il nostro accesso al mondo. E
per Merleau-Ponty la luce non potrebbe apparire se non ci fosse una superficie che oppone la sua opacità, la sua, il suo spessore, e così permette l'apparizione del visibile. In questa frase, non c'è visione senza schermo, da un lato sembra che si riverberi la nostra condizione attuale inaugurata dalla pandemia, in cui lo schermo sembra effettivamente diventato il principale medium, la principale interfaccia che ci consente di relazionarci con il mondo, e allo stesso tempo si riflette un po' parte delle ricerche tecnologiche che tentano di realizzare una proiezione di ologrammi senza supporto. E che si scontrano in realtà con l'impossibilità di realizzare un'immagine che non si avvalga di una superficie di proiezione, per quanto eterea, per quanto impalpabile, come ad esempio le particelle di acqua vaporizzata o addirittura le molecole di gas ionizzati che vengono attualmente implementate nell'utilizzo di... nella ricerca di questo tipo di ologrammi, e che sembrano non poter comunque fare a meno di una superficie di proiezione, uno schermo, come condizione di possibilità dell'apparizione del visibile in immagine. E, le mie ricerche, a partire da questa considerazione dello schermo allo stesso tempo come dispositivo ottico, e anche come concetto, si sono poi prolungate in una considerazione del dispositivo della cornice, che ho analizzato, che è stato un po' il cuore del progetto di ricerca che ho realizzato grazie a una borsa di studio Marie Curie Cofund presso il Centre Prospero dell'Université Saint-Louis a Bruxelles, e che aveva appunto come focus una nozione di cornice in senso molto allargato. Era un tema che si prestava molto a essere sviluppato all'interno di questo ambiente scientifico che ha una vocazione particolarmente interdisciplinare, quindi la nozione di cornice permetteva di gettare un po' dei ponti tra diversi aspetti del discorso estetico rivolto nei confronti di diversi media. In questo ho cercato di pensare quindi il rapporto tra questi due termini, corpo e schermo, allo stesso tempo dal punto di vista di una misurabilità del corpo che la cornice mette in campo e di cui possiamo vedere gli esiti più contemporanei nelle implicazioni biopolitiche dei dati biometrici che vengono quindi a misurare e a dare una quantificazione del sé e del nostro comportamento corporeo, e allo stesso tempo il versante complementare opposto, cioè il modo in cui il corpo costituisce dei gesti di inquadramento, di iscrizione di un limite nel reale, e per pensare quindi la cornice come gesto del corpo, proprio il gesto di inquadrare il campo visivo a partire da un gesto corporeo. Concretamente in questo progetto questo snodo teorico si è poi declinato a partire da una analisi del rapporto tra corpo e cornice, tra corpo e frame, nella cultura visuale del cinema e del post-cinema, fino ad interrogare lo statuto della cornice negli ambienti immersivi, in cui per definizione la cornice sembra venir meno, sembra dissolversi. E l'ipotesi di lavoro che ho iniziato a sviluppare è che in realtà la cornice non venga del tutto meno, ma che questa funzione di inquadramento sia in realtà assunta dal corpo dello sperimentatore o spettatore. Una prospettiva teorica che implica quindi un ripensamento della dimensione dell'immagine come dimensione performativa e operativa. Da qui la mia ricerca
si è sviluppata e si sviluppa in realtà anche adesso in due direzioni che sono opposte, ma solo apparentemente, perché per me sono invece assolutamente complementari. Una più sbilanciata sul contemporaneo e l'altra invece rivolta a un approccio archeologico o genealogico. Da un lato un interesse che si rivolge assolutamente al contemporaneo, quindi allo statuto della cornice nei media digitali e post-digitali, e dall'altro invece il tentativo di formulare una genealogia alternativa del dispositivo della cornice rispetto al modello della finestra albertiana, del modello inaugurato con la prospettiva planimetrica e che ha dato origine all'immagine del pensiero della modernità e che ancora oggi influenza grandemente il nostro modo di pensare l'immagine e in generale l'interfaccia, di cui abbiamo un esempio a tutti familiare nell'interfaccia a finestre che è stata resa celebre dal sistema operativo di Microsoft Windows e che appunto costituisce la base della maggioranza delle nostre interfacce del nostro modo di relazionarci con l'immagine. In realtà già con il cinema è avvenuta una prima messa in discussione di questo modello della finestra. Già il cinema opera una mobilizzazione della cornice. L'immagine cinematografica tende a eccedere i limiti che gli sono imposti dal frame e anche storicamente ha sperimentato nella direzione di una espansione, di un allargamento progressivo del campo visibile incluso all'interno dell'immagine e allo stesso tempo attraverso la moltiplicazione degli schermi, come vediamo ad esempio nel dispositivo del Polyvision elaborato, progettato da Abel Gance. E anche da un punto di vista teorico e ideale il cinema si pensa e forse si è sempre pensato anche prima della sua concreta invenzione come un cinema totale. È proprio questo concetto che ritroviamo in André Bazin ma che è stato in realtà teorizzato da René Barjavel e che possiamo leggere in filigrana in realtà anche in molte pagine di Eisenstein e della teoria del cinema di quest'epoca. È questo snodo teorico che è anche al centro del mio progetto di ricerca che ho iniziato a svolgere all'interno del progetto IRC. E allo stesso tempo che va ad abbracciare anche una dimensione che eccede non solo i limiti dell'inquadratura e dell'audiovisivo, ma, cioè, non solo i limiti dell'inquadratura visibile, ma anche i limiti stessi dell'audiovisivo, verso una dimensione multisensoriale. Infatti il cinema ha iniziato molto presto a sperimentare nella direzione della tridimensionalità con il cinema stereoscopico, con la rappresentazione del rilievo e poi anche con il tentativo di integrare all'interno della percezione dell'esperienza cinematografica gli altri sensi, come ad esempio l'odorato, ma anche la percezione propriocettiva, il tatto o una modellizzazione ambientale del suono, attraverso tutta una produzione di dispositivi e di prototipi, molti dei quali in realtà non hanno mai trovato una concretizzazione o che non sono mai riusciti a arrivare a una distribuzione mainstream. E che si potrebbe rileggere andando a costruire una storia del cinema come medium a vocazione multisensoriale. Questa potremmo dire che questa vocazione di una espansione, di un allargamento dell'immagine nella direzione di un'immagine avvolgente
si traduce poi nel dispositivo della realtà virtuale che, dicevamo, per definizione propone un'immagine priva dei limiti che la cornice impone allo spettatore. Si parla di uno spazio unframed, privo di cornice, uno spazio tridimensionale che avvolge lo spettatore a 360 gradi, realizzando un farsi ambiente dell'immagine. Come afferma il regista messicano Iñárritu, in qualche modo la realtà virtuale ci consente di farla finita con la dittatura dell'immagine, con la dittatura dell'inquadratura, con appunto quel limite che la cornice impone al corpo, e consente invece allo spettatore sperimentatore di esplorare uno spazio a 360 gradi con il suo sguardo e allo stesso tempo con il movimento del suo corpo, personando, incarnando il corpo di un avatar e mettendo in atto una prospettiva in prima persona. Allo stesso tempo, questo farsi ambiente dell'immagine non riguarda solamente gli ambienti immersivi e la realtà virtuale. Lo ritroviamo, per esempio, nella produzione cinematografica contemporanea. Vediamo qui una foto di scena della produzione di The Mandalorian, l'ultimo spin-off della serie di Star Wars, che ha recentemente implementato questa tecnologia chiamata The Volume, che non è altro che una parete di pixel ad altissima definizione, una giusta posizione di muri di pixel, che consentono di risolvere molte criticità sollevate dalla produzione cinematografica che ormai si fondava da alcuni anni sull'uso generalizzato del green screen, e che implicava da un lato una grandissima alienazione per gli attori, ma anche per la crew durante le riprese, che si trovavano a girare in assenza totale di riferimenti ambientali, ma risolve anche una serie di problemi legati proprio ai costi di produzione in termini di tempo, oltre che economici, nella misura in cui con la produzione con il green screen la quasi totalità del film veniva realizzato in post-produzione. E in questo modo si ripristina sostanzialmente una modalità di tournage di produzione in studio molto simile in realtà a quella che caratterizzava la produzione cinematografica prima dell'introduzione del digitale, e che consente di fatto agli attori e alla crew di essere completamente immersi in questo ambiente a 360 gradi. Ecco che quindi questo farsi ambiente dell'immagine, questa immagine avvolgente e immersiva, non è più, non, rispetto a questo, il modello della finestra non si adatta più e non è più parlante rispetto alla nostra esperienza dell'immagine. E da qui l'interesse di rivolgersi verso un dispositivo decisamente premoderno, che possiamo interpretare come una prefigurazione del dispositivo della cornice, una prefigurazione della pratica di inquadrare il campo visivo, si potrebbe dire, e che è costituito dal templum della divinazione etrusco-latina. Nella cerimonia dell'ornitomanzia, della cosiddetta presa di auspici, l'augure, il sacerdote preposto a questo rito, traccia in terra, ma poi a questo corrisponde un limite in cielo, traccia per l'appunto un contorno quadrangolare all'interno del quale si potrà osservare il volo degli uccelli. Abbiamo tutti delle reminiscenze di questo rituale nel mito della fondazione di Roma, in cui Romolo e Remo osservano per l'appunto il volo degli uccelli.
Quindi in questo spazio che viene delimitato dal gesto dell'augure avviene una sorta di trasmutazione del reale in questa forma di divinazione artificiale che si oppone a Roma alla divinazione naturale che invece prevede l'osservazione di fenomeni ultrasensibili, di origine, considerati come di origine ultraterrena, ma provenienti in maniera spontanea dal mondo naturale. In questa forma di divinazione artificiale, invece, avviene una delimitazione di spazio all'interno del quale i segni acquisiranno una funzione ultraterrena metafisica. E, ecco che questo ribaltamento della cornice, che diventa quindi uno spazio orizzontale, attraversabile e abitabile dal corpo, il corpo si trova quindi non in una dimensione di frontalità, ma incluso all'interno del mondo visibile, del visibile che è stato circoscritto dal limite del templum. E questo dispositivo arcaico ci permette di, in qualche sorta, può fare da volano per un ripensamento della cornice dell'immagine, del modo in cui si riconfigura nell'esperienza degli ambienti immersivi, in quanto ci consente di pensare uno spazio dell'immagine come spazio performativo e operazionale, come spazio abitabile in cui, come dicevamo, il corpo è incluso, e allo stesso tempo come spazio topologico, in quanto il microcosmo creato dal templum consente di contenere il macrocosmo e di poter leggere all'interno di questo spazio l'ordine del cosmo intero. Si tratta allo stesso tempo di uno spazio che diventa fondamento anche per la dimensione intersoggettiva. Infatti, lo ricordavo parlando del mito di Romolo e Remo, come sappiamo il rito della presa d'auspici fa parte del rito di fondazione della città, dell'urbe romana. E ne troviamo traccia nella pianta stessa delle città latine, in cui il cardo e il decumano non sono altro che i due assi dello spazio tracciato dall'augure nel rito dell'ornitomanzia e che originano quindi il reticolo dell'urbe. Roma stessa potrebbe essere letta come nient'altro che un vasto templum. E, ecco che quindi in questo spazio, lungi dall'essere uno spazio solipsistico che isola dal mondo, si inscrive in realtà l'origine del nostro vivere insieme, di una dimensione collettiva e comune. E infine, un'altra dimensione imprescindibile del templum è proprio il suo sbilanciamento verso una dimensione prospettiva, nel senso di una preveggenza, che va ad aprire una prospettiva, uno squarcio verso un altrove. Se pensiamo a chi entra in uno spazio immersivo indossando un casco, avviene proprio una sorta di accecamento, per cui chi indossa un casco e accede alla realtà virtuale è apparentemente accecato rispetto allo spazio visibile che lo circonda e allo stesso tempo accede a una dimensione invisibile, a una dimensione che gli si palesa in immagine e che assume quindi una forma di veggenza che ci collega a una dimensione del cinema stesso come sempre proiettato verso una predizione del futuro, un cinema che si pensa come un dispositivo in realtà a venire e che, come affermava André Bazin, forse in realtà non è ancora stato inventato. Grazie.
Grazie a te per questa interessante presentazione del tuo lavoro. Anche qui immagino che ci saranno molte domande, ma siamo in perfetto orario e quindi io passerei direttamente alla prossima presentazione, che è quella di Barbara. Peraltro i temi hanno sicuramente qui una connessione. Barbara ci parla del cinema nel palmo della mano, corpo, immagine, in movimento, e quindi poi potremo discutere anche congiuntamente magari questi due interventi. Prego Barbara. Grazie mille. Allora, anch'io vi ringrazio molto di questa idea estremamente interessante, che però per me è un po' un tornare sulla scena del delitto, nel senso che mi sono già presentata con le modalità che appunto i miei colleghi hanno utilizzato, quindi nel dettaglio del percorso di ricerca che hanno compiuto, quindi ho pensato, anche solo per non annoiarvi nuovamente con le stesse cose, ho pensato di costruire una lezione un po' più dialogica e pensata per gli studenti, in cui provo un po' a raccontare il mio metodo di ricerca e vedere se può funzionare, naturalmente in modo che si capisca naturalmente anche l'oggetto delle cose di cui mi occupo. Spero che vada bene e appunto l'ho pensato un po' come, diciamo, trailer per i corsi di teoria dell'immagine in movimento e di cinema e teoria del visuale che andrò a insegnare a breve presso il Dipartimento. E quindi comincio con il dire abbastanza, in modo abbastanza ovvio, che il cinema è l'arte, il medium a cui ho dedicato la maggior parte dei miei studi, il cinema nei suoi aspetti teorici, perché credo che appunto spero anche di convincere su questo punto appunto gli studenti, no? Credo che i film pensino, credo che i film sviluppino un pensiero autonomo che nasce dalle immagini e nasce dalla loro articolazione in un flusso più o meno continuo, più o meno trasparente. C'è molta letteratura sulla questione del cinema come forma del pensiero e la maggior parte di questa letteratura nasce dal concetto, insomma, prende le mosse dall'idea del montaggio come strumento linguistico fondamentale del cinema. Naturalmente possiamo dire che è lo strumento chiave del pensiero cinematografico, ma anche forse che è il maggior lascito del cinema alla filosofia. E naturalmente non montaggio in senso meramente tecnico, anche se nelle slide vedete Eisenstein alle prese con la pellicola e i fotogrammi più celebri di uno dei più celebri film degli anni 20 dell'avanguardia sovietica, cioè L'occhio con la macchina da presa di Zsigmond Vertov. Dicevo non montaggio in senso meramente tecnico, perché naturalmente penso al montaggio come forma di pensiero creativo, quindi forma estesa anche innanzitutto alle altre arti, e questa è un'idea che è eisensteiniana proprio fino nel midollo, ma anche al montaggio, potremmo dire oggi, come condizione di esistenza delle immagini, dato che non è più possibile pensare, diciamo, un'immagine al singolare, e quindi isolarla dalla infinita rete di rapporti e di relazioni in cui è presa, e va invece appunto considerata e concepita sempre all'interno di una serie, e magari proprio il lavoro artistico e il lavoro cinematografico può consistere nel tentativo di ricreare attorno all'immagine circuiti di senso diversi, no? Quindi nel cercare di metterla all'interno di serie diverse. Ecco, a partire da questo principio generale, che insomma sulle teorie del montaggio, appunto delle teorie del montaggio in questa chiave mi sono occupata appunto in un volume, per questa ragione nella ricerca e anche un po' nella didattica il modo di lavorare che utilizzo è proprio quello della costruzione e anche naturalmente dell'analisi di serie di immagini, serie però magari lontanissime nel tempo, quindi accostate non secondo la logica delle influenze, una logica più classica, se vogliamo, degli studi di storia dell'arte, ma bensì secondo dei criteri media archeologici, e quindi più alla ricerca, più diciamo cercando di inseguire i punti di insorgenza dei fenomeni, che non vanno appunto confusi con le loro origini, no? Non le loro origini, dunque, ma l'insieme dei discorsi, potremmo dire in chiave foucaultiana, che continuano a funzionare, continuano a modificarsi nel tempo e che rivelano quindi aspetti sempre diversi del fenomeno che si indaga.
In questo senso, appunto, la prospettiva, anche e soprattutto la prospettiva di ricerca più recente per me, è una prospettiva media archeologica, ma curiosamente di nuovo va a incontrare un tipo di lavoro che è prevalentemente un lavoro artistico, il lavoro che fanno i filmmaker, no? I filmmaker con una vocazione speculativa, naturalmente. Non penso al cinema mainstream, al cinema di fiction, ma penso ad esempio a un autore su cui ho lavorato molto, del quale abbiamo anche tradotto gli scritti teorici dal tedesco, dai suoi scritti tedeschi, si chiama Harun Farocki. E Harun Farocki, questo regista, filmmaker e artista, è stato considerato, definito da molti critici, un archeologo del presente, proprio perché fa un tipo di lavoro con le immagini, con il cinema, che è abbastanza equivalente al lavoro speculativo che si realizza invece sulla carta con le parole, no? E infatti, appunto, Farocki, come dire, i suoi film sono stati definiti film saggio, e sono qualcosa che sta tra il film di montaggio e se vogliamo il documentario, ma nessuna delle due categorie gli si può essere applicata a quest'autore. E i suoi film saggio sono film sulla cultura visiva della contemporaneità, indagata a partire dalle sue radici passate. Ha realizzato quelli che Jean-Luc Godard chiamava i film senza macchina da presa, quindi i film di found footage, per esempio, realizzati prevalentemente con filmati di repertorio, ma nel contempo concependo appunto il cinema come strumento di riflessione sulle immagini più stringenti dell'attualità. Allora adesso, per esempio, qua vedete uno dei suoi film, un estratto da uno dei suoi film che appunto riguarda le carceri e in particolare il tema delle videocamere di sorveglianza, che è un tema che è molto caro a Farocchi, proprio perché pensa che questo tipo di immagine, che apparentemente ha un'origine molto recente, sia invece più impressa, no? nel nostro modo di costruire sguardi e visioni sul mondo, e che abbia appunto anch'essa un punto di sorgenza più lontano, ma soprattutto la serie appunto di immagini che costruisce lui è abbastanza provocatoria, perché mette insieme, per esempio, quella che vedete in azzurro in basso a sinistra non è l'immagine di un carcere, ma di un supermercato, no? Per cui sta cercando di capire come funzionano certi dispositivi di sorveglianza nei luoghi della quotidianità, cercando di lavorare sostanzialmente su tutto quel tracciamento dei corpi che oggi peraltro ci è molto familiare. Nel supermercato il consumatore è tracciato perché, come sappiamo, deve consumare sempre di più, e quindi i suoi percorsi devono essere ottimizzati in questo senso, perché veda più cose, eccetera, eccetera. Nelle carceri perché non fuga, perché sia sempre sotto controllo, ma sostanzialmente nei montaggi che costruisce. Tra l'altro, questo è un film saggio, ma è anche una videoinstallazione, perché ha una versione, diciamo, per il cinema e una versione installata, arte contemporanea, dove usa quattro schermi, e quattro schermi producono sullo spettatore una forma di attenzione molto diversa, no? È come se i suoi occhi montassero sostanzialmente un'immagine e un'altra, e costruissero, ragionassero in sostanza attraverso gli stimoli che le immagini formano. E allora, per esempio, c'è questa finale inquadratura, l'inquadratura in alto a destra è un'inquadratura reale di un carcere di Corcoran in California, dove appunto era successo un fatto tragico, e la videocamera aveva ripreso queste immagini a bassissima definizione, con tutto il problema che c'è oggi anche intorno a queste immagini a bassa definizione, necessarie perché devono circolare nei media, ma come dire, c'è una politica anche delle immagini, no? Della loro forma, della loro essenza anche tecnica, no? Che è abbastanza cruciale. Quindi, insomma, quella a destra è un'immagine ripresa da una videocamera di sorveglianza, e l'ultima in basso in qualche modo conclude il percorso di Farocchi, no? E mostra come la videocamera sia montata sopra uno strumento che serve per la repressione delle rivolte in carcere, quindi per esempio nel migliore dei casi acqua o cose di questo genere, no? E ci lascia su questo, ci lascia su una riflessione che poi per i miei percorsi è stata molto produttiva, credo mi ha portato a sviluppare un certo discorso
sulla coincidenza fra l'atto del mirare, no? L'atto del tenere sotto controllo e l'atto in qualche modo del filmare, no? Che tra l'altro è inciso anche nella radice anglosassone della parola, no? Shoot, no? È sia abbattere che girare un film. Quindi allora c'è questo livello, insomma, di lavoro sulle immagini che alcuni filmmaker compiono, che a me interessa molto e che e poi entra in relazione anche diretta con la speculazione di teorici e di filosofi, diciamo, più classici, ma ha un interesse anche così come fenomeno visivo in sé, no? Solo per scorrere velocemente, sempre quest'autore fa un altro lavoro su un film delle origini, anche questa è una dimensione archeologica della ricerca sul cinema, no? Che non vuol dire storia del cinema, ma vuol dire cercare delle matrici di uno sguardo sostanzialmente, no? E allora, per esempio, questo è il celebre filmato La sortie de Usine Lumière, l'uscita dalla fabbrica Lumière, in sostanza il primo film della storia del cinema, ma quello che nel film di montaggio di Farocchi viene fuori è che questo film è il primo film in qualche modo di sorveglianza, no? E quindi esce che il primo film della storia del cinema è un film che ha quella funzione, perché i Lumière erano i proprietari di questa fabbrica e controllavano sostanzialmente quello che stava accadendo, no? Quindi c'è questo tipo di ricerca, è quella che in particolare mi interessa, no? Cercare di capire le matrici degli sguardi, no? E lo sguardo è un tema per la teoria del cinema centrale, molto importante, che è stato trattato in diversi modi, no? Sia in chiave psicanalitica che attraverso le teorie dell'apparato, no? Foucaultiane, anche di matrice foucaultiana, ma non solo. Quindi questa è, per esempio, ancora un'ultima cosa che posso così notare, no? Nella ricerca filmica di Farocchi, che è più di stringente attualità, perché in questo film, che si chiama Serious Games, quello che fa è andare in una base marine non si sa come abbia fatto, abbastanza misterioso, perché non è stato cacciato, ma ha potuto filmare tutto il procedimento dell'addestramento dei soldati, no? E, per esempio, questo a sinistra è un videogioco, è una ripresa di un videogioco che i marine usano per addestrarsi, no? E c'è un'inquadratura che adesso non ho, ma che è forse più significativa di tutte le altre, perché è appunto ritrae questo soldato con una tuta mimetica, però seduto al computer, no? mentre spara per finta sostanzialmente. Quindi questo paradosso della performance, no? Anche della guerra, però che poi si traduce in. E invece nell'immagine a destra lo stesso soldato sta cercando di superare il proprio trauma con un dispositivo immersivo. Per cui viene riportato attraverso questa tecnologia di cui ci parlava poco fa anche Anna Caterina, riportato sulla scena in cui è accaduto il trauma, in cui è avvenuto, insomma, l'episodio traumatico, e però la tecnologia lo guida a superarlo, no? E anche in questo naturalmente c'è molto da riflettere. Anche sul tipo di immagine, la qualità proprio delle immagini che vengono utilizzate per fare queste cose. Da Farocchi ho anche tratto un'immagine, la quale mi ha portato a sviluppare il percorso di ricerca più recente che riguarda il corpo e il gesto. Questa è un'immagine celeberrima di Un Chien Andalou di Louis Buñuel, dove dal palmo della mano sgorgano delle formiche, forse la ricordate, è abbastanza vicina a quella più nota ancora, che consiste nel taglio nel taglio della cornea di un occhio, molto violenta e da tutti giudicata ancora oggi insostenibile, ma appunto questo taglio di un occhio ha un curioso poi parallelismo in alcune cose che capitano alle mani, e in particolare a questa mano in particolare capita di avere un foro al centro del palmo, e da lì escono queste formiche che sono un po' in parte anche perturbanti, insomma. Ecco, però Farocchi prende questa immagine, la butta in un film e non ci sviluppa un percorso, ma quello che invece volevo un po' così proporre come anche metodo, no? È cercare allora di ricollocarla in altre serie per farla funzionare in modo che ci spieghi qualcosa, no? E allora mi sembrava che le immagini nel palmo della mano fossero una cosa naturalmente anche molto nota per lo stretta contemporaneità, perché
nel palmo della mano teniamo l'iPhone, lo smartphone, tutti i vari dispositivi di appunto cellulari, che però sono anche delle macchine di immagini molto potenti, no? Una delle principali funzioni ormai del cellulare è quella, è meno quella connettiva, o diciamo è più data per scontata la funzione connettiva, invece è più valorizzata quella delle immagini, no? Quella come portatore, insomma, dispositivi che portano, diffondono, permettono la circolazione di immagini. Allora, nel palmo della mano noi abbiamo spesso immagini oggi, e ecco, la cosa significativa era capire che cosa c'è di iconico in questa immagine, forse nulla se non il fatto che le formiche sono vive e si muovono. E allora su questa strada, sulla strada la formica è viva e si muove ed è proprio lì, provando ad indagare, in effetti si trovano altre immagini che hanno una forte consonanza con le precedenti. Ad esempio si trova l'immagine di Jean Cocteau, che è Il sangue di un poeta, il film a destra, il fotogramma a destra, che è la storia di un pittore che dipinge una bocca su una tela e poi la cerca di cancellare con il palmo della mano, ma questa bocca, dicono le didascalie, recitano le didascalie, resta impressa indelebilmente nel palmo. Lui cerca di cancellarla ma non riesce, in più questa bocca parla, si apre, diventa persino sensuale, no? E c'è quindi una stranissima, così, uno stranissimo rimontaggio, se vogliamo, del corpo, no? Bocca su palmo, che può essere, non apro ovviamente il fiume di parole che si potrebbe spendere su questo problema, un problema di rapporto tra i sensi, naturalmente, e non cito tutta la biografia che sta intorno a questo, perché mi sembrava in questo caso, avendola voi anche già sentita, più utile nella forma così della archeologia di un metodo, anche un po', no? Allora, questa immagine l'unica è un caso, non so se è un caso, ma certo è un'immagine fissa che, se portata sul palmo, diventa immagine in movimento, diventa cinema. E quindi, scavando ancora, cosa emerge? Emerge che nel 1906-7 un film strano fatto tra Italia e Germania, che si chiama Le fiabe della nonna, non meraviglioso nella sua essenza così spettacolare né narrativa, ma interessante perché tutto un escamotage, l'escamotage narrativo nasce dalla possibilità di vedere attraverso uno specchio nero tenuto nel palmo della mano quello che accade a qualcun altro in un altro luogo, no? È una storia medievale, peraltro, per restare anche un po' nel tema delle lezioni. Si è ambientata nel Medioevo e c'è un cavaliere che lascia la sua bella disperata, allora si rivolge a una fata, questa fata le dà uno specchio, lo specchio permette di controllare o forse di seguire amorevolmente, ma certo è di vedere a distanza questo amato, e vede qualcosa che accade pochi istanti prima, cioè vede qualcosa che non è ancora accaduto, che accadrà pochi istanti dopo, e si può recare per questo sul luogo sul terreno, sì, di battaglia, e salvare il suo amato. E questo naturalmente fa pensare che ci sia qualcosa, proprio anche di quello che abbiamo sentito poco fa sul cinema e il futuro, no? La questione del futuro in questo momento a me interessa molto, mi interessa molto come ci sia anche una capitalizzazione di questa dimensione del futuro, no? Ci siano degli algoritmi che ci permettono di sapere cosa accadrà, ma nel momento in cui lo sappiamo, però questo sapere in anticipo, no? Viene un po' anche a produrre qualcosa, a produrre il futuro oltre che ad anticiparlo, no? Va bene, un discorso molto complesso che naturalmente non si può fare in questi termini così molto semplici, troppo semplici, no? E l'ho richiamato solo per farlo rientrare, no, all'interno dell'analisi di questa immagine e di questo fotogramma. È un discorso grandissimo, ma che secondo me non è lontano dal lavoro che ha fatto il cinema, cioè può trovare nel cinema appunto ancora una volta una matrice, no? Il cinema è stato lo strumento del vedere prima, no? Dell'anticipare, dell'immaginare, del prefigurare, no? Ed è una parola questa che è corretta anche dal punto di vista teorico, no? Un lavoro di prefigurazione come quello che Ricoeur appunto attribuiva al racconto, nel caso del film in modo particolarmente forte.
Quindi il cinema come anche medium che ci mette in contatto con dimensioni altre, ma anche temporalmente altre, no? E l'ultimo fotogramma che forse conclude proprio questo percorso è appartiene alla Rue di Abel Gance, che è un film, anche quello degli anni 20, un film che ha avuto un impatto storico culturale enorme sul suo tempo, e che racconta a un certo punto, nel film è presente un momento di lettura della mano da parte di un chiromante, perché il protagonista consegna la sua mano a una specie, un sedicente chiromante di una taverna, insomma, vicino al luogo dove lui lavora, no? I guidi treni, eccetera. Infatti state vedendo un'immagine di un operatore di un treno, no? che si vede appunto impressa sul palmo. Qui arriviamo un po' al completamento del percorso, il film nel palmo della mano, no? Ed è strano, nel senso, il filmato di repertorio che viene inserito lì in realtà appartiene a un passato del protagonista, ma è comunque un cortocircuito di tempi interessante, e tutto quello che si può concludere, insomma, da questo percorso filmologico all'interno della questione schermo-corpo, che è poi quella centrale, perché parliamo di un palmo usato in questo caso come schermo, no? Sul quale un'immagine viene proiettata e usata per immaginare. Usata per immaginare, per predire se ci si crede. Ecco, a questa immagine si è legato tutto un percorso più culturologico della mia ricerca, che ha cercato di considerare il gesto chiromantico anche nel passato e soprattutto in quel momento che tra 8 e 900 lo ha riportato in auge nella cultura popolare con tutta un'iconografia, non tanto perché per qualche ragione non si credeva di più alla predizione del futuro tra 8 e 900 intorno agli anni 80 del 1800, ma è il momento in cui le immagini delle mani, per esempio, vengono stampate in molti modi, no? Per cui si costruisce un'iconografia della mano molto forte, e questa iconografia, che è anche magico-esoterica, è artistica, è magico-esoterica, è di cultura popolare, no? Anche però, per esempio, medico-scientifica, perché sono gli stessi anni in cui nascono i raggi X, e quindi c'è un'iconografia della mano che invece che essere del palmo è più del dorso, ma è comunque un grande paradosso, no? L'immagine a raggi X è un grande paradosso perché permette di vedere insieme un interno e un esterno, no? La mano della moglie di Röntgen è una mano in cui l'anello e l'osso sembrano nello stesso spazio, no? Per cui un'immagine che provoca, che suscita delle questioni relative all'interno e all'esterno del corpo, e questa è una delle dimensioni attraverso le quali classicamente si decifra la gestualità, il gesto. Ecco, quindi, diciamo, attraverso questo percorso filmologico la ricerca si è aperta sulla teoria del gesto e dell'embodiment, da un lato, nella sua radice cognitivista, fino a quella più fenomenologica che nel cinema dobbiamo a Vivian Sobchak, diciamo alla teoria dell'embodiment, anche interpretata in un senso un po' eretico, quindi non solo il fatto che il film stimola il corpo e non solo l'occhio dello spettatore, intendo, ma anche il fatto che i corpi siano stati luoghi di immaginazione del cinema, no? Siano stati dei luoghi in cui l'immagine in movimento, ancora più che il cinema, è stata pensata, è stata concepita, è stata creata con il corpo. Questa è appunto naturalmente un percorso che entra dentro quel corpus ormai molto articolato di teorie del gesto, che possono essere biforcate in due rami prevalenti, no? La teoria del gesto tecnico e la teoria del gesto espressivo, e conosciamo tutti i referenti, insomma, della teoria del gesto tecnico, Leroy Gourin per primo, Marcel Mauss e fino a Gilbert Simondon, che si sono proprio occupati di capire il rapporto, soprattutto il rapporto tra corpo e tecnica, no? A partire dalla celebre idea dello staccare
un arto e consegnarlo alla materia, no? Molto banalizzando, ma è il concetto di Leroy Guren, no? L'animale non può staccare i propri gesti dal corpo, l'uomo li stacca, li consegna alla materia inerte, crea la tecnica, no? Questo in dialogo con chi pensava negli stessi anni che esistessero delle tecniche del corpo, e queste tecniche del corpo erano appunto invece i gesti. Ecco, per cui c'è tutto un ramo di riflessione sul gesto che va in quella direzione e che oggi può essere estremamente interessante recuperare, proprio perché il nostro rapporto con le tecnologie è molto meno ottico di quanto si tenda a dire e si tenda a credere. Il cinema è stato considerato il principale medium ottico del Novecento, erede della prospettiva rinascimentale, per la struttura di visione nella sala cinematografica, per il fatto che si riprende appunto con l'uso dell'occhio, anche se anche questo andrebbe indagato e forse non è stato sempre vero, ma insomma lasciamo perdere questa particolare. Dicevo, medium ottico fino a un certo punto, no? I media oggi sono visivi ma non ottici nel senso che non presumono uno spettatore astratto, ideale, come era invece quello concepito dalla prospettiva rinascimentale, ma presumono uno spettatore performativo, che opera con le immagini e che compie una marea di gesti. Anche qua ritorna però un po' la prospettiva di, se vogliamo, che ho individuato, che ho consegnato a Farocchi, ma che non è solo sua naturalmente, e questa prospettiva è vera anche per i gesti. Se pensiamo che Apple ha brevettato prima i gesti delle tecnologie, cioè ha deciso di fissare e di proprio brevettare alcuni gesti che potevano essere associati ai dispositivi che in futuro avrebbe costruito prima che qualcuno glieli prendesse, no? Però è chiaro che brevettare un gesto, brevettare una forma espressiva dell'essere umano, no? Produce alcuni problemi, apre insomma tutto un campo di questioni importanti, e allora ecco, i gesti tecnici e le nuove tecnologie sono oggi un nodo del quale ci dobbiamo sicuramente occupare. Dall'altro lato anche l'espressività è centrale, perché potremmo dire dalla fisionomica all'emoticon, no? C'è stato tutto un tracciamento insomma del corpo, e questo tracciare il corpo oggi è risultato, ha avuto come esito i software di facial recognition, per esempio, per cui noi avremo presto cellulari che ci dicono se siamo troppo stanchi oppure no, se possiamo guidare in quelle condizioni oppure no, decodificando l'espressione facciale che noi che ci capita di avere in quel momento, sulla base naturalmente di parametri che sono da indagare profondamente. Quindi anche lì il gesto espressivo, che nella ricerca che ho svolto ho analizzato a partire da Darwin, ovviamente dalla teoria darwiniana, poi quella wundtiana, poi quella di Klages, e perché alla fine, proprio attraverso forse Klages più che altri autori, si arriva a quel contatto con il mondo del cinema, Eisenstein e Meyercord, che rovesciano un po', no? La teoria dell'espressività più classica, secondo la quale appunto c'è un interno che si riflette in un esterno. E questo per i software di facial recognition è ancora vero. Quindi invece con il nodo Klages e proprio Eisenstein e proprio il cinema, no, che rovescia tutto e dice il corpo assume delle forme che producono eventualmente emozioni ma non viceversa, no? E secondo tutta una teoria della performance che non c'è spazio, non è il caso di indagare, dicevo proprio questi due poli del gesto tecnico ed espressivo sono entrambi oggi particolarmente rilevanti e trovano forse proprio nel cinema una dimensione critica sulla quale si può lavorare. Grazie Barbara, grazie anche a te per questa presentazione molto interessante. Io penso che si possa procedere a una discussione molto informale dei tre interventi. È evidente che pur nella differenza di prospettiva due sono collegati in qualche modo o collegabili fra loro più facilmente, possiamo procedere, diciamo, come credete, cioè il primo che vuol prendere la parola può intervenire.
sperando che ci sia rapidamente qualcuno. Non so se Heikel, se pensavi di seguire l'ordine degli interventi necessariamente o meno, ecco, questo dici tu. Ma no, direi che possiamo seguire. Siamo il primo che vuole l'ordine. Sì, vedo Chiara, mani alzate. Ecco, sì. Prego. Sì. Mi sembra che ci sia Stefano, no? Sì, però c'è, qualcuno forse ha detto qualcosa. C'è Chiara prima. Ok, vado io allora. Okay, okay. Va bene, allora Chiara, scusami. Allora, grazie a tutti innanzitutto. Volevo chiedere una cosa a Barbara sulle immagini della proiettate sulla mano, quelle che ci hai mostrato. E volevo capire questo, ma la mano come organo che ha un calore, un'immagine a sua volta, una grana della pelle, una capacità motoria, fa qualcosa all'immagine? Perché nei pochi ovviamente estratti, diciamo così, che ci hai potuto mostrare, la mano sembra un supporto. Quello che io mi chiedevo è se invece la mano ha un effetto di ritorno, diciamo così, sull'immagine, ed è la mano a entrare nell'immagine che mostra, oppure no? Sì, grazie Chiara, una bellissima domanda. Effettivamente c'è tutta una questione sulla pelle schermo in sé e poi c'è una questione sul gesto della mano e immagine, perché il problema della pelle è un problema ampio, nel senso che le immagini sulla pelle sono sempre esistite, sono i tatuaggi, però curiosamente sul palmo non si trova traccia di tatuaggi, se non per esempio c'è un artista, un video artista che lavora con il trucco, con il make-up, e disegna figure anche molto illusionistiche, anche con effetti ottici abbastanza belli e devo dire così spettacolari, con il make-up, no? Per indicare che tutto quello che scrivi sul palmo della mano, che cerchi di imprimere sul palmo della mano, si cancella, per cui lo strumento che si usa per il trucco, per il volto, e dall'altro lato ovviamente la faccia e il palmo come due organi abbastanza paralleli. Per cui c'è questo, e quello che il palmo fa all'immagine è abbastanza dissolverla in generale, mentre se la prendiamo non sul lato della pelle, ma la prendiamo più sul lato del gesto, ci sono dei meravigliosi flip book delle origini, in cui per esempio con questo gesto l'immagine da statica diventa in movimento, no? E quindi il corpo come corpo vivo regala sostanzialmente movimento alle immagini, no? E questo era anche un po' un percorso archeologico che avevo fatto a parte rispetto a quello che vi ho raccontato, e che proprio potrebbe far pensare che nell'idea, diciamo, di un corpo speculativo, tra virgolette, un corpo pensante, no? Un corpo non solo espressivo, ma anche che elabora i suoi concetti con gli strumenti che ha, ci possa essere un'origine del cinema, dell'immagine in movimento. Grazie, perché a me vedendole faceva venire in mente, ma forse è un'analogia troppo libera, il gesto dei marionettisti con le marionette a dito. Che mi sembra una procedura analoga, però non so se sto andando troppo lontano e appunto l'analogia è troppo libera. Bellissimo quello, grazie a te. Grazie, credo che ci sia Stefano, qui forse passiamo alle idee divine, all'essere intenzionale. Sì, grazie però a tutti e tre. Sì, la domanda però per Gigi, proprio sull'essere intenzionale. Mi ha colpito, mi è sembrato molto convincente in generale tutta la ricostruzione che hai fatto, e quindi diciamo la rivendicazione di questa distinzione che Wycliffe riesce, no, a stabilire tra appunto ciò che è oggetto di scelta, no, da parte di Dio, ciò che è solamente pensato. Ecco, ti volevo chiedere, quest'ultima caratterizzazione di essere intenzionale in quanto distinto da intelligibile è chiaro, è molto chiaro concettualmente, ma cosa ne pensi della scelta, diciamo, del termine, no? Perché da un certo punto di vista, se essere intenzionale, per quello che posso capirne io, no? Riguarda uno statuto, insomma, di essere in quanto conoscibile, no? Di essere in quanto, diciamo, quasi, forse, no, quasi coestensivo a un essere obiettivum, beh, allora appunto questo potrebbe riguardare anche l'essere intelligibile, no? Quindi come mai la scelta dell'intenzionale per designare ciò che
in fondo poi diventerà, se ho capito bene, oggetto di scientia visionis e quindi anche di un atto comunque di volontà. Infatti quasi mi viene da chiedere se allora non c'è una sfumatura del termine intenzionale legato anche all'abolizione, però non mi sembra che in generale in quell'epoca abbia mai questo senso. Ecco, questo volevo chiederti. E anche forse un'altra cosa, se cioè Wycliffe, tu dici, cambia no, alla fine idea, ecco, in generale però già nel suo ho notato che lui qualifica in generale l'essere intelligibile mai in funzione, diciamo, di una definizione di possibile logico, no? Cioè quindi in funzione della non contraddizione, eccetera, ma sempre comunque in relazione alla potenza, no, divina, in qualche modo, in questo caso alla potenza assoluta, no? Vabbè, anche qui probabilmente credo che questo sia tipico di tutti, no, gli autori a questo stadio di sviluppo, no, della cosa. Però ecco, anche su questo ti volevo chiedere. Grazie Stefano. Grazie davvero. La prima domanda in effetti insiste su un aspetto che mi ha occupato molto, nel senso che mi sono chiesto come, quando sono incappato per la prima volta in quell'espressione, come mai la utilizzasse e se fosse, come dire, plausibile l'ipotesi interpretativa che stavo costruendo a partire appunto dalla storia invece di quel termine, essere intenzionale, che come sappiamo appunto gode di una certa fortuna, aureoli, non solo, insomma tutto il basso medioevo da aureoli in poi. Io mi sono convinto che si tratti di una sorta di stratificazione semantica che Wycliffe compie su questo termine. Cioè, da un lato c'è senz'altro il riferimento alla nozione di essere intenzionale a cui siamo più abituati, e che quindi, come dire, un esse obiettivum, un esse diminutum nella mente di chi comprende qualche cosa a partire da un'esperienza appunto conoscitiva. E quindi, come dire, rimanda al tipo, allo statuto di esistenza di un ente all'interno della mente, in questo caso della mente di Dio. Poi io mi sono chiesto, e questa è una ipotesi, se non ci sia in qualche modo anche un altro strato che riguardi invece l'intenzionature, quindi, come dire, è quel tipo di la natura cerca di realizzare, no? Cerca di pervenire all'esistenza individuale, e quindi potrebbe esserci in qualche modo l'idea che ciò che gode di quel particolare livello ontologico poi a tempo debito pervenga all'esistenza. Ma quello che sicuramente invece si può trarre dalla lettera dei testi di Wycliffe, già nel suo primo scritto, quello che ho riportato, forse ho letto troppo velocemente, cioè il Dente predicamentale, il commento alle categorie, lì lui dice esplicitamente: il secondo modo in cui un ente individuale è prodotto ancora ad intra nella mente di Dio è l'esse intenzionale nel quale Dio, e usa le due espressioni intendit et vult, quindi richiama in qualche modo la figura etimologica, no? Subito dopo, esse intenzionale in cui Dio intende et vult che quel dato ente poi a tempo debito esista. E quando mi sono trovato a tradurre in italiano il brano finale, diciamo, del Scienza Dei che vi ho mostrato, nel quale, dicevo, in qualche modo sembra tenere insieme tutti i fili che avevo rincorso nella mia presentazione, ho fatto fatica poi a tradurre con l'espressione esse intenzionale il termine, perché lui dice l'esse intenzionale dei ad producendum ad extra, quindi in qualche modo riporta, intenzionale in quel caso sembra quasi un participio, no? Anche se non lo è grammaticalmente, no? È l'essere intenzionale di Dio volto a produrre, cioè l'essere che Dio dota in via della produzione ad extra. Quindi credo che ci sia in Wycliffe, in questo sì, ed è, sembra, un unico nel panorama dell'epoca, no? Comunque l'utilizzo esplicito del termine per rimandare alla scelta divina in termini di intenzione e di volontà. Quanto alla seconda tua domanda, è vero, io ho poi insistito soprattutto su quegli aspetti, però Wycliffe traccia una distinzione fra gli impossibili, impossibilia, utilizzando quello che il termine che lui chiama termine infinitivo,
quindi con la negazione nucleata nello stesso termine, impossibilia, che a suo modo di vedere sono gli impossibili secondo, diciamo, il piano della creazione, cioè sono enti pensabili ma che sono esclusi dal piano della creazione. Dai invece quelli che lui chiama i termini negativi, quindi i non possibili, che sono per esempio il quadrato rotondo, addirittura per lui il ficta, cioè la chimera. Poi sappiamo che ci ha insegnato che la chimera ha scritto addirittura di Ari, e sulla chimera hanno si è detto tutto il contrario di tutto. Però insomma è vero, qui soprattutto anche ai fini del percorso che volevo con voi compiere, insomma ho insistito su quei riferimenti all'essere intelligibile e non ad altri. Wycliffe distingue però appunto, recuperando anche una terminologia scotista, fra il possibile naturale e il possibile logicum. Quindi insomma, grazie ancora. Grazie. Spero di aver risposto. Grazie. Grazie Gigi, non entrerò in dibattito, diciamo, fuori di visti, ma può essere di interesse per molti, diciamo, anche se non per tutti. Sulla nozione di intenzionalità nel Medioevo ci sono lavori fondamentali di Dominic Perler, cioè un enorme mattone in tedesco e poi una versione più breve in francese dove si possono trovare cose molto interessanti. Io chiederei a chi ha già parlato di togliere la manina, perché così per me è più semplice. Credo che ci siano all'ordine Eichel, Stefano Simonetta e Elisa, credo. No, Elisa prima, credo. Ah, Elisa prima, ok, grazie. Allora, tocca a me. Io avevo delle domande di chiarimento per ciascuno dei tre. A Luigi volevo chiedere un chiarimento sulla differenza fra pensare e conoscere in Dio. Cioè, perché tu hai presentato questo argomento che, a quanto ho capito in Wycliffe, che Wycliffe blocca perché distingue fra pensare la possibilità logica e conoscere. Allora, quello che soprattutto per me non è chiaro, che vorrei che qualche chiarimento in più, è proprio sulla nozione di conoscenza. Allora, che cos'è conoscere per Dio? Per Anna Caterina volevo chiederle una cosa sulla cornice nell'arte immersiva. Tu hai detto che la cornice è il corpo. E io mi chiedevo, ma perché non è la mente? In fondo noi con la mente non distinguiamo innanzitutto il tempo e poi anche lo spazio. In fondo è una distinzione che noi facciamo con la mente tra lo spazio dell'esperienza e lo spazio fisico al di là dell'esperienza. Allora mi chiedevo perché la cornice non può essere la mente. E a Barbara volevo chiederle una precisazione su una cosa che ha accennato, cioè sul fatto che c'è una comunicazione che avviene attraverso le immagini a bassa risoluzione. E volevo capire che tipo di comunicazione avviene, mi è rimasta questa curiosità, cioè perché si possono utilizzare immagini a bassa risoluzione, che tipo di comunicazione può avvenire attraverso queste immagini. Queste sono le mie domande. Grazie. Gigi, comincia tu. Ok, procediamo con ordine. Grazie anche a te, Elisa. Sì, è una distinzione, diciamo, che in termini generali si trova in, come dire, è comune, e in particolar modo nel discorso che vi ho avuto con voi condurre, è particolarmente importante proprio per comprendere se quel tipo di sospetto nei confronti di Wycliffe circa una sorta di necessità assoluta che tutto ciò che Dio può pensare debba esistere, perché non vi è una distinzione fra, diciamo, i principi della conoscenza, il modo in cui Dio può conoscere la realtà, anche la realtà che poi non si realizza, e invece ciò che si realizza sia appunto sia una lo porti in una situazione di impasse, di scacco. Dio non può che pensare se stesso e, secondo, diciamo, un'immagine condivisa, pensarsi come imitabile in tanti modi, no? E questi modi in cui Dio si pensa sono, diciamo, modelli possibili per la creazione delle creature che lo imitano in quel modo, no? Per i medievali, però, come dire, il problema è non porre appunto le idee divine come qualcosa di esterno a Dio, perché porrebbe dei seri problemi alla sua semplicità,
E quindi si tratta di comprendere come le idee divine che costituiscono per Wycliffe, in questo caso particolare addirittura la stessa essenza, poi si distinguono funzionalmente fra appunto i principi che consentono a Dio di pensare tutto ciò che non è, come dire, privo di, contraddittorio, e ciò che poi effettivamente viene ad essere creato. Ecco, la scienza di Dio è, come dire, la conoscenza di ciò che prima o poi avviene. E naturalmente qui non ho potuto entrare nel merito della questione in termini più tecnici, che sarebbero qui veramente un po' noiosi, ma insomma si tratta di capire anche come da un lato tenere insieme la semplicità e immutabilità di Dio e il fatto che la sua scienza si determini anche perché è causata dall'oggetto della sua conoscenza. Quindi, allora, Wycliffe, come buona parte dei medievali, deve distinguere fra la scienza che è Dio, cioè che non è distinta dalla sua essenza, che è, come dire, la causa incausata degli enti che poi avvengono in realtà, ok? Perché è un processo eminentemente conoscitivo, e quindi Dio conosce gli enti che perverranno l'esistenza, e questi quindi poi a tempo di vengono creati, un'idea che c'è già in Agostino, con un'altra esigenza, che è quella però di stabilire, questo anche ai fini, diciamo, di tutti i problemi legati alla vicenda della salvezza individuale, che le azioni individuali, o che comunque l'occorrenza nella realtà di enti individuali, in qualche modo concausi o eserciti una causalità sulla scienza divina. Questo è tutto un problema che qui non sono in grado di affrontare in pochi secondi. Quello che è certo è che la distinzione è fra ciò che Dio può pensare e ciò che Dio nell'eternità, diciamo così, in termini più semplici, vede accadere a tempo debito. Allora, la scienza è la conoscenza di ciò che prima o poi per noi avverrà. Il pensiero, l'intellezio, è invece la considerazione di tutto ciò che potrebbe essere indipendentemente dal fatto che questo si realizzi. Scusami, mi sono un po' aggrovigliato all'inizio, ma non sapevo quanto riuscissi a dire. Sì, ho capito che era una domanda difficile, però ero curiosa di questo. Grazie. Grazie Caterina, prego. Grazie moltissimo Elisa per questa domanda, che è assolutamente decisiva. E perché non la mente? Io ti risponderei che senz'altro sì, la mente può essere concepita allo stesso tempo come ciò che assume la funzione del frame, nella misura in cui è concepita come una mente estesa e incarnata, cioè come una mente che è inscindibile dalla materialità del corpo, e quindi in questo senso sì, e accennavo brevemente al fatto che il frame costituisce anche un tema che si presta assolutamente a un dialogo interdisciplinare in questo senso, che poi è sempre molto interessante e molto asserito dalla comunità scientifica internazionale, ma anche sempre avversato allo stesso tempo. Però sarebbe per esempio molto interessante mettere in dialogo la concezione della cornice, intesa in senso estetico, con per esempio tutta la framing theory, in questo senso, il modo di intendere il frame in un senso, nel senso del contesto, e quindi in questo senso sganciato dalla sua funzione che deriva dal ritaglio dell'immagine. Allo stesso tempo, pensando proprio all'esperienza dell'ambiente immersivo, questa ipotesi di ricerca che io ho iniziato a sviluppare per pensare appunto la funzione di incorniciamento come assunta dal corpo dello spettatore, è proprio in termini anche molto concreti che mi viene da pensarlo, nel senso che in mancanza di una regia operata dall'inquadratura, è proprio il corpo dello spettatore e il suo sguardo mobile che va a creare, in un rapporto di performatività reciproca con l'immagine, quella che nel cinema sarebbe l'inquadratura. Quindi in questo senso è proprio da un punto di vista materiale che io decido dove guardare e genero insieme all'immagine la visione che mi si presenta. Grazie. Grazie. Adesso Barbara, prego. Ho attivato, scusate, sì. No, certo.
Le immagini povere sono una questione molto ampia, nel senso che l'ho chiamata immagini povere o a bassa definizione, comunque sono quelle immagini sgranate in cui le tecnologie non lavorano al loro massimo, no? Da un lato hanno una funzionalità proprio strettamente comunicativa, nel senso che per circolare in rete, per poter essere scambiate, non possono essere troppo pesanti, quindi non possono essere troppo definite. E dall'altro lato c'è un uso anche politico delle immagini degradate, nel senso, per esempio, quello delle prigioni ha quella valenza lì. Al tempo in cui Farocchi stava realizzando quel film, registrava sullo stesso frammento di nastro magnetico infinite volte, perché erano immagini che poi nessuno doveva guardare, a meno di casi eccezionali. E il caso che lui porta è la morte di un... recluso, per cui in quel caso allora l'immagine povera viene come riattivata, altrimenti cade nel dimenticatoio ed è riciclata infinite volte, ecco, diciamo, perché lì nasce proprio quella problematica molto contemporanea delle immagini non più destinate a occhio umano, nel senso che le videocamere di sorveglianza riprendono 24 ore su 24 qualunque cosa, ma poi nessuno le guarda filmandole e neppure nessuno le va a vedere, a meno che non succedano cose veramente straordinarie. Per cui il senso delle immagini degradate a bassa definizione o povere è questo, è il problema più che il senso, è un problema aperto naturalmente. Grazie mille. Grazie. Grazie a te, adesso tocca a Iker, mi sembra. Sì, grazie. Allora io volevo fare due ordini di considerazioni. La prima formale, e vi ringrazio ancora per aver accettato questo invito, che credo sia, insomma, abbiate interpretato la consegna in modo eccellente, e in particolare grazie mille per essere stati perfettamente nei tempi, che non è una cosa semplice e ci permette di avere anche un pochino di discussione. Quindi questo, diciamo, mi sembrava opportuno dirvelo. Poi Elisa ha fatto domande, come dire, per così dire serie. Io no, volevo fare delle considerazioni molto più di colore. Allora, ho già anticipato in realtà prima con una battuta quello che dicevo a Gigi, cioè c'è una sorta di bizzarria che io associo a tutto il blocco medievale, però volevo condividere il fatto che questa stessa bizzarria ce la portiamo dietro noi che facciamo logica, perché questa cosa che mi sembrava in qualche modo emergere, cioè il fatto che nel discorso non si potesse distinguere tra la possibilità di pensare da parte di Dio e l'esistenza, è uno dei punti centrali che si usa per dimostrare, in logica matematica, che in opportune condizioni tutto ciò che è vero è dimostrabile, perché quello che si fa è costruire le cose in modo tale da dimostrare che se un certo insieme di enunciati è coerente, allora c'è qualcosa che esiste, no? E quel coerente chiaramente è una versione del possibile, no? Quindi se io lo posso pensare, essere coerente e essere possibile in logica sono cose molto simili, almeno dal punto di vista classico, e questa condizione garantisce l'esistenza di qualcosa. Quel qualcosa è quello che poi permette di identificare verità e dimostrabilità. Quindi, emerge in contesti bizzarri, ma se siete bizzarri voi, siamo bizzarri anche noi, insomma. Quindi questa era un'osservazione di quel genere. In realtà un pochino più in forma di domanda, ma veramente di curiosità per entrambe, per Anna Caterina e Barbara, magari la metto in forma unica. Mi inquieta molto questa cosa della cornice, il fatto soprattutto di rimuoverla. Per il seguente, allora, mi inquieta e un po' mi disturba, perché se io vado al cinema pago il biglietto perché esattamente voglio vedere dove è stata messa la cornice, cioè io non voglio essere esposto a 360 gradi a un flusso di immagini, io pago perché qualcuno indirizzi il mio sguardo, no? E in questo mi assoggetto volontariamente a quella prospettiva. Io non voglio tutte le prospettive, ne voglio una, no? Poi magari sarebbe come se andassi al ristorante e pago invece del piatto, pago il conto per poter accedere alla dispensa e farmi da mangiare, no? Io voglio il piatto fatto da chi lo cucina, insomma. E togliere la cornice a me mi metterebbe un pochino in quella situazione. Quindi non so se, ovviamente, come dire, me la butto lì a battuta, ma non so se
ha senso dal vostro punto di vista. Non pretendo una risposta. Vai, Anna, ti lancio io. Sì, allora, no, mi trova molto, cioè mi piace molto il modo in cui metti questa questione, perché in realtà parte del mio interesse per questo medium virtuale nasce da una discussione con un regista documentarista con cui ho collaborato per alcuni anni, con cui era nata una discussione sul fatto, su questo nuovo medium. Lui aveva, Andrea Caccia, ha lavorato moltissimo con diverse tecnologie, era molto intermediario, quindi gli chiedevo se aveva intenzione di sperimentare con questo medium, e lui mi disse che secondo lui la realtà virtuale è la morte del cinema, proprio perché impedisce al regista il suo lavoro di decidere esattamente cosa lo spettatore può vedere. E quindi in qualche modo tutto il mio lavoro è anche un po' stato provocato da questa, cioè stimolato da questa provocazione. E quindi sì, in questo senso diciamo ci sono delle nuove forme di storytelling che implicano allo stesso tempo una maggiore interattività da parte dello spettatore, ma la questione di cui si discute moltissimo e che è anche al centro delle discussioni che facciamo all'interno del progetto diretto da Andrea, per il fatto che questa maggiore interattività costituisce in realtà una limitazione della libertà dello spettatore, paradossalmente, no? E quindi è proprio un tema che in questo momento è sviluppato sia dal punto di vista teorico che dal punto di vista proprio della sceneggiatura per contenuti in realtà virtuale, per cui c'è un continuo sbilanciamento tra una ritrovata agency dello spettatore, che però in realtà finisce per essere sopraffatto da una agency eccessiva dell'immagine, e quindi c'è assolutamente una tensione molto forte che non è affatto chiaro come sarà risolta proprio nell'implementazione e nella creatività di questo medium. Sicuramente una grande potenzialità, secondo me almeno, è data dall'esperienza di uno scarto che lo spettatore, cioè diciamo c'è tutta un'estetica del distanziamento, per dirla proprio molto brevemente, diciamo alla Brecht, che in realtà è una potenzialità altissima di questo medium e che è ancora molto poco sviluppata, perché i contenuti, almeno dal punto di vista narrativo, tendono a far prevalere la dimensione di una trasparenza e immersività, mentre invece le più grandi potenzialità in senso artistico ed estetico sono nell'esperienza di uno scarto percettivo. Grazie. Assolutamente. Stefano. Scusa, credo che tocchi a Stefano, prego. Simonetta, visto il numero di Stefani che abbiamo in dipartimento. Grazie, non temo di aver prevaricato forse Andrea, ma comunque già che ho la parola me la tengo, e tanto sarò rapidissimo. Intanto grazie a tutti e tre, e anch'io ho un piccolo pezzo formale che è di compiacimento, perché la presenza soprattutto di Barbara e di Caterina, non me ne voglia Luigi, ma è la conferma della bontà di un progetto che 5 anni fa sembrava, come dire, un'utopia, e che ha visto il nostro dipartimento arricchirsi in maniera straordinaria di discipline, di persone, di volti, e insomma io ne sono molto 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 orgoglioso, perché insomma la nostra comunità è decisamente più ricca. Io non ho vere e proprie domande, ho piccole osservazioni. Con Luigi mi trattengo, perché sarebbe, ci dicevamo già ieri, un po' grottesco che io e lui cominciassimo a parlare di Wycliffe, perché, per citare Barbara, torniamo sul luogo del delitto Wycliffe almeno una volta all'anno, con inquietante continuità. Quindi ho solo una suggestione, diciamo, che magari riprenderemo insieme anche con Stefano Di Bella e con chi fosse interessato, cioè in quella opera di parziale ritrattazione finale a cui tu hai fatto cenno, un capitolo davvero a parte, secondo me, ha il tema della potenza assoluta Dei, quella polemica crescente contro i fantasiantes de potenza Dei assoluta, che ha una virulenza che non ha la polemica nei confronti di altri strumenti linguistici e concettuali diciamo così, del primo Wycliffe. E io tiro acqua al mio mulino, naturalmente, penso che quella virulenza si spieghi con ragioni che hanno a che fare con l'ecclesiologia e con la politica, e soprattutto in quella testualità, infatti, la polemica si fa forte. Quindi questo non toglie nulla, secondo me, alla bontà della tua ricostruzione, ma secondo me costituisce un caso particolare che forse
sarebbe bello vedere, magari anche insieme. A Caterina, in questo caso se la domanda a Gigi è da, non solo da medievista, ma da wycliffiano, a Caterina e da spettatore, in particolar modo di The Mandalorian, ho molto apprezzato quel tuo riferimento a quanto lavorare con un green screen fosse alienante per tutti coloro che sono sul set, forse più ancora che per chi recita. Quel tema, come coloro che sono, tutti coloro che sono all'intorno di un set, vivono lo sfondo, lo schermo, credo che abbia, dal mio punto di vista, grande interesse e mi ha affascinato. Per Barbara, credo sia ovvio, chi mi conosce sa quanto il tema del carcere sia importante per me. La cosa che più mi ha colpito è proprio il riferimento alle immagini di luoghi di reclusione e a quelle immagini, come dire, povere dei luoghi di reclusione, che sono uno dei tanti, delle tante conferme di come ancora oggi si faccia fatica a dare a coloro che sono ristretti tutti i diritti che ancora dovrebbero mantenere, tranne quello di cui sono comprensibilmente privati, quello della libertà. Perfino il diritto all'immagine, ad un'immagine parimenti qualitativa, è negato. Per esempio, noi lo viviamo quotidianamente sul fatto che i nostri iscritti all'università dal carcere non possono avere un tesserino normale perché non possiamo acquisire le loro fotografie, le loro immagini, di qualunque qualità esse siano. La mia non è una domanda, ma è un invito. Mi piacerebbe che entrassi a far parte della famiglia del Dipartimento e dell'Ateneo che lavora nelle carceri e sulle carceri su questo tema, se e quando ne avrai voglia. E grazie a tutti e tre. Grazie Stefano, non so se le tue osservazioni su Gigi implichino una risposta da parte sua, magari abbastanza veloce in questo caso, e poi diamo la parola a Anna, perché poi ci sono ancora delle domande. Scusate, a Caterina. Sì, una sola battuta. Senz'altro, io sono convinto che in alcuni scritti come il Trialogus e in altri di natura ecclesiologico-politica parte della sfiducia nei confronti della distinzione potenza assoluta e ordinata si debba agli accenti posti da Wycliffe sulla nozione di dominio di Dio e quindi tutto quello che sappiamo essa implica per lui, perché sembrerebbe in qualche modo, come dire, conferire a Dio un maggior controllo su tutta la realtà, l'idea che ci sia un solo ordine possibile che Dio abbia stabilito da principio e sul quale domini senza ombra di dubbio, che non vi sia neanche la possibilità che abbia fatto altrimenti. Questo è, sicuramente mi sembra emergere dal Trialogus. È vero anche che la storia degli effetti della teoria di Wycliffe non ha portato da parte neanche dei suoi difensori, penso ai tanti suoi epigoni in Inghilterra, in Boemia, non hanno portato nessuno a difendere, come dire, il Wycliffe non determinista. Hanno tutti insistito su altro e anzi ci sono addirittura casi come quello che ho illustrato qualche anno fa di Peter Payne, un inglese allievo di non diretto di Wycliffe, ma suo seguace, che diventa in Boemia uno dei principali custodi della sua filosofia, della sua teologia, che scrive un testo in difesa della proposizione secondo cui tutto è necessario assolutamente, con tesi e argomenti che in Wycliffe non si troverebbero neanche nell'ultimo Trialogus. Per cui è una, credo che in effetti possa avere al di là di tutte le sfiducie da lui manifestate nei confronti delle sottigliezze, appunto, bizzarrie scolastiche, penso che si possa cercare una qualche via interpretativa nelle necessità invece che avvertiva nel disegnare il suo progetto politico ecclesiologico, di riaffermare una invincibile dominio di Dio su tutta la realtà. Grazie Gigi, adesso Caterina, prego. Ma aggiungo semplicemente una nota rapidissima all'osservazione di Stefano,
perché una delle, che si collega anche a quello che diceva prima Eichel, nel senso che una del, da quello che ho potuto leggere, perché appunto è una tecnologia veramente molto recente questa del volume e che è stata sperimentata ancora solo in poche produzioni, una delle cose che viene proprio recuperata e che ha riabilitato in qualche modo un'intera categoria che era stata come messa molto tra parentesi è quella dell'inquadratura, nel senso che l'operatore di macchina può finalmente ritornare a operare un movimento di macchina che invece prima era grandemente realizzato in post-produzione e che quindi anche da un punto di vista del lavoro sull'ottica insomma andava a perdere tantissimo di tutta l'eredità della storia del cinema, quindi in qualche modo è proprio un ritorno verso l'inquadratura. Grazie. Grazie a te. Adesso c'è Andrea Pinotti e poi Marco Geuna. Magari facciamo delle domande un po' veloci così c'è tempo, eventualmente se ce ne fossero altre. Grazie Andrea. Sì, grazie Luca. Anch'io mi riallaccio a quello che diceva Eichel, perché penso che tra le molte ansie che crescono in questo periodo pandemico, una sia quella dello spettatore dei film di 360. Girati in 360, che ha paura di guardare nella parte sbagliata, dato che il nostro campo visivo non è a 360, quindi quando tu decidi di girarti nel 360 non sai se stai perdendo qualche cosa da un'altra parte. Ma per Gigi sto terminando una confutazione definitiva su Wycliffe, te la mando via mail perché la sto finendo in boemo, quindi te la mando dopo a parte. Per Anna Caterina tu hai parlato di questo sfondo merlo-pontiano fenomenologico che hai, ma io ci ho sentito anche un sapore un po' francofortese di critica dell'ideologia. Mi sembra che tutto questo studio sugli effetti di realtà, di immediatezza, di scorniciamento, che in realtà poi non ci sono, perché tu fai vedere come le cornici in realtà ci siano sempre, ma si punta retoricamente a cancellarle, vadano in direzione della necessità di dello sviluppo di un approccio critico, no? E di critica dell'ideologia, anche perché molti temono che proprio perché scompare la cornice, scompare anche la consapevolezza per lo spettatore, o perlomeno viene molto ridotta, no? Di dire sono di fronte ad un'immagine che qualcuno mi ha inquadrato così perché mi voleva far vedere quello e ha deciso un fuoricampo, eccetera, eccetera. A quel punto lì si apre anche un campo di manipolazione, no? Un dark side di questa realtà immersiva, di calo della distanza critica, e forse un Eisenstein, e qui mi rivolgo a Barbara, oggi con l'idea di un cinema propagandistico, politico, di forte effetto anche di persuasione nei confronti dello spettatore, userebbe la realtà virtuale verosimilmente a piene mani, nonostante lui sia stato un grande teorico dell'inquadratura. Sul tema della mano, del gesto, penso che tutti noi ci siamo convertiti a usare i touchscreen rapidissimamente, abbiamo imparato che le immagini in pochissimo tempo in realtà, no? Non sono più una questione solo visiva, ma sono una questione che interpella anche il nostro senso tattile. E l'ultimo commento, avete citato entrambe archeologia, genealogia, che a volte nella teoria dei media usiamo in una maniera un po' interscambiabile, forse lì varrebbe la pena tornare più filologicamente a Foucault, che a un certo punto passa dall'archeologia alla genealogia, e capire in che modo questo tipo di passaggio è segnato anche da un atteggiamento diverso nei confronti di una teoria dei media. Grazie molto a tutti e tre. Prego, Caterina, penso a te per prima. Grazie Andrea per questa domanda. Sì, assolutamente la questione dell'inquadratura, come dicevo anche un po' rispondendo a Elisa, sì, si potrebbe prolungare e andare ad includere anche appunto un approccio critico e anche in questo senso cioè ritornare su un rapporto tra materialismo e invece quelle che sono le idee. Che sono volano delle condizioni di produzione dell'immagine dei media, quindi assolutamente è un discorso centrale. E allo stesso tempo, sì, io sono molto scissa, ma lo sai perché appunto è un dialogo che è in corso anche all'interno delle ricerche del progetto, sono molto divisa sul far passare troppo rapidamente questa idea di immersività e soprattutto sul legame tra interattività e immersività, nel senso che probabilmente
questa tecnologia che in questo momento è lanciata a livello della sua retorica attraverso la presentazione di un medium assolutamente empatico e trasparente, in realtà io penso che rivelerà presto tutta la sua potenzialità a partire da un'estetica dello scarto che riporta un po' al centro che sposta l'interattività dello spettatore più da un punto di vista della sua ermeneutica e della sua capacità critica di vivere l'immagine rispetto proprio a un'interattività vissuta e tridimensionale, ecco. Grazie. Barbara? Io sarò rapidissima, recupero la domanda di Aichel e la unisco a quella di Andrea, perché volevo dire innanzitutto che sì, la cornice del cinema, la regia e la cornice non sono la stessa cosa, nel senso che rispetto alla cornice nei quadri, già la cornice del cinema è mobile, perché l'operatore si sposta, quindi è già una cornice che produce una sorta di, alcuni la chiamano la mobilografia, no? Quindi la tendenza a renderla ancora più elastica in fondo è anche già un po' nel DNA del medium. E poi l'altra cosa è che non tutti i registi ti obbligano a vedere quello che vuoi o ti portano, cioè Hitchcock sicuramente, Kubrick sicuramente, magari sono appunto i riferimenti che avevi in mente, perché per esempio gli Ossoliani o Antonioni, cioè tu ti perdi nell'immagine, è ok che non ti giri, però è un particolare, perché in sostanza c'è un disegno dello sguardo completamente diverso, quindi è anche questa rigidità nel pensare il voir come qualcosa che è scoperto dallo spettatore, è scoperto fino a un certo punto, perché comunque c'è una cornice o uno spazio sferico previsto, costruito dal regista, ed è solo in fondo una questione di tempo, quando ti girerai a vedere, no? Per cui ecco, è un po' più sfumato, è un po' più sfumata tutta la contrapposizione, e di conseguenza anche la domanda su Eisenstein, se userebbe volentieri il VR come strumento di propaganda, non sono sicura, ecco, diciamo, proprio per queste sfumature anche di sensibilità e di sguardo, ecco, perché la questione dello sguardo e della cornice non sono coincidenti, ecco. Grazie. Grazie a te. Scusa, sono brevissimo, perché allora io non volevo rischiare cose, come dire, lanci, però l'esempio che avrei fatto è esattamente Hitchcock, perché non mi dà scelta su dove guardare. Grazie. E a me quello mi piace del cinema, io non voglio avere scelta, esattamente, questa era un po' la cosa della dispensa, no? Grazie. Cioè sei tu che mi dici esattamente quello che devo vedere. Scusa, non lo volevo dire perché rischiavo di dire la bestialità, però è perfetto. Invece grazie, grazie. Marco, credo che tocchi a te adesso. Bene, anch'io volevo ringraziare tutti e tre per le eccellenti presentazioni. Volevo ribadire e ringraziare Aichel e gli altri del gruppo ACU per aver avviato queste belle iniziative, che mette in moto infinite domande, ma vista l'ora mi devo limitare. A Gigi mi piacerebbe che si facesse un altro seminario per capire perché Wycliffe ritrattò molte delle teorie da lui precedentemente fatte proprie, e lavorare sul modo in cui Wycliffe delineò quello che chiamò il principio di pienezza, no? E quindi tu hai solo accennato, ma rinviamolo a un altro seminario. Una seconda questione: mi piacerebbe in qualche modo anche che rintracciassimo l'interesse per Wycliffe nel nostro dipartimento. L'altro giorno rimettevo a posto dei libri, mi è capitato in mano il libro A Fumagalli, Beonio, Bioccherieri, Wycliffe e il comunismo dei predestinati, ovviamente. Seconda domanda, Anna Caterina Dalmasso, io sono un dilettante, ho molto apprezzato molte tue riflessioni, mi chiedevo, oltre il modello della finestra, mi chiedevo, la scultura, come sta oltre il modello della finestra? E in particolare pensavo a quelle strane opere di Calder, non so se siano sculture, i mobili di Calder,
come stanno oltre il modello della finestra. Però molte altre cose che vorrei chiederti devo necessariamente andare oltre. Così come, ma credo che sia necessario un altro seminario, Barbara Crespi. Barbara ha accennato a cinema e prefigurazione, ed è un tema, quello della prefigurazione, che sul quale avrei molte domande, ma magari avremo occasione di riparlarne. Grazie ancora a tutti e tre e grazie ad Eichel per aver organizzato questa bella presentazione che finalmente ci consente di mettere un po' in comune le nostre ricerche. Grazie Marco, nel caso di Gigi mi sembrava più che altro un auspicio, quindi forse non è il caso che io gli dia la parola, mentre ci sono delle domande, prego sia Caterina che Barbara. Grazie Marco, sì, anche questa domanda è appunto una provocazione molto pertinente, perché c'è tutto un, anche nella riflessione semiotica ed estetica sulla cornice è evocata spesso la scultura come esempio limite, ma anche in questo senso, pensando a una concezione allargata del frame, della cornice, sono tutti quei dispositivi di presentazione che vanno a rigiocare il ruolo della cornice, fino a pensare allo stesso spazio espositivo, il museo, ma anche ancora in una prospettiva un po' genealogica, il tempio o la chiesa come tra i primi modelli di spazio espositivo delle reliquie, ma poi anche delle opere, del patrimonio, dei tesori, in questo senso, e quindi anche delle opere tridimensionali, delle opere che abitano lo spazio, in questo senso hanno una contestualizzazione all'interno dello spazio espositivo, che poi arriva alla teorizzazione del white cube come lo spazio astratto e vuoto che può ospitare l'opera a partire dal modernismo. Quindi c'è anche tutta questa genealogia di una cornice che è sì tridimensionale, ma che ugualmente è uno spazio che non è così chiaramente abitabile, che non include così chiaramente l'azione dello spettatore, se non nell'ambito dell'installazione, che appunto potrebbe essere un'altra genealogia della realtà virtuale, per altro verso, e di cui tra l'altro si occupa anche un'altra ricercatrice del progetto, che è assenista in dipartimento, che è Elisabetta Modena. E ecco, sì, quindi spero di averti dato una pista, solo senza però per forza rispondere, perché è proprio una questione che si lega molto. Grazie, Barbara. Anch'io ti ringrazio molto della domanda. Sì, l'ho buttata lì, naturalmente mi sono riferita al tempo racconto di Ricoeur, ma non è l'unica origine, perché questa parola in realtà potrebbe essere aperta e discussa, come dicevi tu, poi in un altro seminario intero, nel senso che è un dare figura prima, e questo sì, lo fanno le storie, ma nel mio caso lo fa anche molto il corpo, no? Che appunto immagina con gesti, con azioni, e quindi mette in figura proprio in se stesso, crea un'immagine, ecco, quindi prima ancora che l'attività mentale sia arrivata a elaborare qualcosa, per cui c'è un'idea di prefigurazione, diciamo, che sta più nell'area ricoriana, e un'altra che distingue tra un sapere o un pensare logico e un pensare invece più legato all'espressione, più frammisto, insomma, no? più legato a azioni e una dimensione strettamente corporea, ecco, per cui già quella poi si potrebbe ancora ulteriormente, perché c'è anche prefigurazione, premediazione, per esempio, no? Nella teoria dei media oggi si tendono ad associare queste due parole, proprio la premediation di Grusin, di questo mediologo, è mettere in immagine qualcosa che non è ancora avvenuto, allora con il caso delle torri gemelle, prima che fossero, cioè, che la luce che le rappresentava, quindi mediare prima che ci sia ancora l'evento, ecco, per cui ha una dimensione legata alla distinzione tra presente, passato e futuro, una dimensione legata a corpo-mente, un'altra dimensione legata alle storie, prefiguri, configuri, eccetera, come nel modello ricoriano. Hai ragione, servirebbe un altro seminario, in effetti. Grazie. Dunque, io non vedo altre mani alzate e penso che forse sia l'ora di concludere. Come notava anche, l'abbiamo
perfettamente, o meglio, avete voi relatori perfettamente rispettato i tempi, mentre la discussione è una discussione che ci impegna da qualche tempo e questo dimostra l'interesse di questa iniziativa. Quindi mi sembra che sia veramente la prova di come l'idea che hai, che l'ha avuto, e lo ringrazio molto, sia un'ottima idea, un'idea che porteremo avanti anche in futuro. Mentre parlavate, del resto mi sono reso conto che per alcuni non c'è mai stato un incontro fisico, cioè penso che a parte qualcuno di noi, ecco, io avevo incrociato Caterina in occasione di qualche seminario organizzato da Andrea, ma per alcuni di voi non ci sia mai stata l'occasione di incontrare Caterina qui in università. Penso che lo stesso si possa dire di Andrea Falcone e di altri. Quindi, come dire, io adesso vi ringrazio, ringrazio innanzitutto Gigi, Caterina e Barbara, ringrazio Heikel, saluto tutti voi anche a nome di Chiara, che ha dovuto verso la una lasciare la riunione e vi saluta perché non è riuscito a farlo in chat, e ho evidentemente un solo augurio, cioè quello di tornare a vedersi qua. L'augurio è quello che ho fatto, diciamo, in occasione dell'ultimo consiglio di dipartimento, che il 2021 sia un po' meglio del 2020, che è stato effettivamente un anno difficile. Sì. Ah, ho sentito dei rumori di fondo. È stato appunto un anno difficile, sicuramente per l'organizzazione della didattica, per l'organizzazione della vita del dipartimento. È stato un anno doloroso, ha colpito anche questo Covid la nostra comunità universitaria, penso solamente a Giorgio Pizzuto, un ex direttore di dipartimento che ci ha lasciato prematuramente. Nel 2021 speriamo che le cose migliorino e che si possa ritornare in presenza. Il dipartimento, malgrado le difficoltà, lo ricordava Stefano, è cresciuto notevolmente, crescerà ancora a breve grazie a un ulteriore spinta del reclutamento, e quindi sarà importante potersi vedere tutti qui in Festa del Perdono. L'impegno da parte mia è che appena si potrà lo faremo, organizzeremo un consiglio in presenza che sarà seguito da quel brindisi che non abbiamo potuto fare in occasione di queste festività. Grazie a tutti e auguri di buone feste, buon Natale e buon anno. Auguri a tutti, arrivederci. Auguri a tutti. Grazie. Auguri. Auguri a tutti. Auguri. Auguri, auguri, auguri. Auguri a tutti. Auguri a tutti.